proprio il termometro che si è dato a questa generazione. Si è pensato che con l'alternanza scuola-lavoro si potessero abbattere delle barriere, secondo me se ne sono create altre, proprio perché, come diceva lei, è la bolgia completa. Cioè, ad esempio, non si riesce, proprio perché non abbiamo chiarito la natura di questa pratica, non si riesce a poi concretizzarla, perché a un liceo classico cosa li fai fare? Lo fai andare in biblioteca? Non è che per osmosi impari, cioè tanto vale, allora mi porti andare a prendere frutta, cioè no, il concetto è quello. Quindi secondo me è tutto un ambito che va rivalutato, perché bisogna capire che cos'è. Non a caso la buona scuola, che l'unico elemento a suo favore che aveva era scritto in maniera estremamente semplice, non l'ha mai chiarita che cosa fosse, e quindi ci ritroviamo, io oramai sono all'università, ma i miei coetanei si ritrovano a dover ad essere l'ennesimo peso che ti aggrava, che ti porta a doverla fare il pomeriggio d'estate, perché sei senza diritti, e quindi nessuno ti può dire no, guarda, d'estate non va fatta. E quindi secondo me questo anche entra in una logica che può stare perfettamente, può essere perfettamente coerente a quanto è stato toccato stamani. Grazie. Grazie. Allora, dunque, avremo tre repliche. Allora, 20 novembre. Perché il 20 novembre è una data particolare, perché è la data della la giornata dell'infanzia e dell'adolescenza, e quindi legato a quelli. Però se la politica arriva al punto, giusto per replicare un attimo, di risolvere questa questione, lo deve anche al fatto che, perché c'è stata una società civile che ha insistito molto in questi ultimi due mesi. Tutta la parte delle associazioni, quindi sono Italiani Senza Cittadinanza, che è un'associazione che si è spesa sempre in prima persona, e anche intellettuali, non solo, ma anche insomma, personalità che hanno sollecitato questo, perché se non ci fosse stato questo io non credo che si sarebbe arrivati al voto. Poi ancora il voto non c'è, vediamo. Grazie. Comunque noi siamo andati a solidarizzare col sindaco di San Gimignano che faceva lo sciopero della fame a favore del suo. Delle risposte veloci. Prima, non esistono in tutto le politiche verso le imprese di sgravi contributivi o fiscali che esistono in tutto il mondo, è praticamente impossibile fare quello che dice, quello di andare a vedere. Si dà per scontato che ci sia una parte di interventi che in realtà non servono, perché in realtà gli assunzioni le abbiamo fatte ugualmente. La cosa di differenziare, io nel panorama delle politiche che esistono nel mondo sviluppato non ho mai trovato. Quindi, cioè, già per scontato, si sa che purtroppo che c'è un pezzo di imprese che trarranno vantaggio da queste politiche. Anche se non ci fossero, il problema è naturalmente che ci sono le altre che invece certe cose non le farebbero se non ci fossero gli incentivi. Il problema è quello di trarre e fare il possibile per ridurre questo pezzo. Però ripeto, la possibilità di sarebbero interventi che verrebbero considerati contro la concorrenza, che ci sarebbero. È impossibile, si dà per scontato che ci sia questo spreco. Politica per i giovani, io teniamo presente che noi abbiamo un problema demografico ormai finito male, perché le prossime generazioni si dovranno dover mantenere persone sempre più anziane. Noi abbiamo anche un problema di far uscire i giovani presto da casa. L'Italia ha avuto un'idea di politica della famiglia rivolta alle famiglie già costituite. In realtà, se avessimo fatto qualche anno fa delle politiche per far uscire i giovani presto da casa,
forse avremmo anche ridotto il migliorato il problema della natalità. Quindi il problema è quello di case per i giovani, affitto, affitto ridotto, quasi gratuito, dare un'idea di disoccupazione anche a chi non ha mai lavorato, cioè queste sono le cose che esistono. Quindi che consentono di uscire da casa non così tardi come accade in Italia, perché l'Italia è il paese europeo sviluppato da cui si esce più tardi di casa. C'è una residenziale, per esempio fare come dire, favorire i collegi universitari, per esempio. L'Italia ha, cosa allucinante, le università in paesini sperduti, una politica demenziale invece di favorire i collegi presso le sedi. Occorre naturalmente migliorare la formazione. Quando io dico che ci sono pochi insegnanti in Italia in mezzo alla popolazione è un dato di fatto. L'Italia ha una buona istruzione primaria e poi va a diminuire andando avanti nel e ha una, come dire, deficitaria formazione terziaria e una scadente formazione tecnica, anche se in passato l'ha avuta. Ci sono delle storie, qui siamo nell'Italia centrale, sull'educazione tecnica in Emilia, ma anche in Toscana, che hanno fatto una stagione dei distretti industriali che una volta erano studi tecnici, ma che potrebbero essere, dovrebbero essere adesso istruzione terziaria tecnica, che invece l'ITS, per esempio, con queste nuove forme, istruzione tecnica avanzata, che certamente l'Italia non ha sviluppato, richiede investimenti. Da questo punto di vista, poi finisco, vi dico solo una cosa, dunque, il problema di avere... L'Italia ovviamente le critiche all'alternanza scuola-lavoro, però tanto per darvi un'informazione, tra i 15 e i 29 anni in Germania ci sono 22 persone che sono contemporaneamente occupate in formazione, in Gran Bretagna sono 19, in Francia 9, nella media europea occidentale 13, in Italia 3,7. In realtà questo è un problema, che poi ha anche deficit organizzativi, che non si è fatto male, per carità, però questo è un problema da affrontare e da risolvere. Non si può dire torniamo indietro, perché sarebbe profondamente sbagliato. Attenzione, perché bisogna affrontare il problema dicendo che va affrontato anche contrattualmente, però questo è uno snodo che l'Italia deve affrontare, perché il sistema educativo italiano è stato troppo lontano dal mondo del lavoro, questo non c'è un po' di dubbio. Che questa sia una strada, che bisogna fare degli investimenti nel farlo, preparare delle persone che seguono le sperimentazioni. Andare a cercare le piccolissime imprese è molto difficile, ragazzi, scherziamo, il fatto che uno si appoggi sulle grandi e anche perché le grandi possono dedicare attenzione, naturalmente andare a cercare i piccoli è difficilissimo. La formazione continua, qui tocco un punto in cui si è stato, la formazione continua in Italia non ci sono, l'Italia ha accumulato con i fondi interprofessionali una valanga di soldi che sono poi finiti a finanziare la cassa integrazione in deroga. Perché non sono stati consumati i fondi interprofessionali per cui ogni lavoratore occupato ha una certa quota, seppur piccola, che dovrebbe andare in formazione continua? Fondamentalmente per la dimensione d'impresa. Insomma, staccare un lavoratore o un'impresa di 10 dipendenti per mandarlo in formazione è molto difficile, mentre se tu ti stacchi 10 lavoratori e un'impresa di 1000 è un'altra cosa. Il rapporto è lo stesso. Però questo è... I fondi interprofessionali sono stati poi finalmente usati durante la crisi, come si sa benissimo, per finanziare la cassa integrazione in deroga, un uso, eccezionale e poi meno in mezzo all'eccezionalità. Però adesso si ritorneranno a crescere. Utilizzare quei fondi non è un fatto economico, è un fatto organizzativo di gestire la formazione continua. Grazie.
Grazie. Non smetteremo mai di sentire Emilio, quindi dobbiamo riconvocarlo in altre occasioni per veramente la massa di cose che ci sta dicendo. Anche Annalisa vorrebbe fare una replica e poi di nuovo Vincenzo. E poi a sì, in realtà era solo appunto raccogliere una sollecitazione che è venuta, perché fra le moltissime che sono emerse, è da un intervento di uno dei Letti Rossi, è stato evocato il tema di Fabbrica 4.0. Ora io credo che questo veramente è un invito caldo, lo faccio a Baldo, sarebbe un tema che vale la pena di essere discusso. Credo che per quanto importante, per quanto sia giusto riversare le nostre speranze in questa che è anche una politica industriale, credo che vada vista nel mio caso specifico anche riguardo a quello che può cambiare nelle differenze, nelle diseguaglianze di genere che esistono sul mercato del lavoro. Beh, invito quanti di voi sono interessati a guardare l'ultimo rapporto del World Economic Forum sul futuro del lavoro, uscito nel 2016, che insieme al dato macroscopico che mette in evidenza come si perderanno nel giro di pochissimi anni, da qui al 2020, 7 milioni di posti di lavoro, sottolinea come questi, e quindi che ci sia, e se ne creeranno 2000, sottolinea in modo molto chiaro come questo saldo negativo non ricadrà in modo paritario sulle due componenti di genere, ma mentre gli uomini, il rapporto è, mentre gli uomini guadagneranno 1.400.000 posti di lavoro, le donne ne guadagneranno solo mezzo milione, perdendone oltre 4. Dunque, se quella divisione sessuale del lavoro a cui facevo riferimento prima non trova dei correttivi, se non si risolve il problema della conciliazione, se non si risolvono le problematiche di discriminazione sui luoghi di lavoro, la Fabbrica 4.0 dal punto di vista delle differenze di genere inciderà poco. La replica potrebbe essere: ma le donne, come sappiamo, sono meno attrezzate per andare a lavorare in quei settori STEM in cui si creeranno le nuove opportunità di lavoro. Falso, terribilmente falso, perché se noi andiamo a guardare i dati scopriamo sì che soltanto 28 laureate STEM su 1000 sono donne. Peccato però che soltanto 4 di queste 28 riusciranno a trovare un lavoro nel settore. Grazie. Grazie Annalisa. Velocissimo. Di molto. Poneva il tema degli sgravi. Sì. Ma intanto io dico con nettezza, c'è un punto che mi vedo un po' in disaccordo col professore. Io non sono d'accordo con gli sgravi che ha fatto questo paese dentro il Jobs, perché penso che gli sgravi lineari sono sempre sbagliati, tanto più che non è vero che non è cambiato il film, perché l'operazione Industria 4.0 è stato sufficiente cambiare il mirino degli sgravi lineari tutti e darli sgravi rispetto a investimenti. È un computer, è una macchina, un capannone, una macchina utensile, dietro c'è della gente che lavora. Non a caso, devo dire, sta funzionando. E abbiamo detto che andava bene. Poi l'abbiamo chiamata Impresa 4.0, l'ultimo tavolo che abbiamo fatto, perché non è solo Industria 4.0, è l'impresa, la filiera, il pacchetto, ormai potremmo, ecco lì su Impresa 4.0, molto interessante anche il progetto. E l'ultimo incontro che abbiamo fatto, abbiamo preteso di dare gli sgravi sulla formazione contrattata, perché abbiamo un problema di alfabetizzazione digitale di quelli che sono già dentro, che se facciamo perdere il posto di lavoro a quelli che sono da dentro, questi ragazzi non entrano più, Quindi lì gli sgravi vanno benissimo, perché sono soldi pubblici, sono contrattati, sono governati, fanno un'operazione vera. Ma gli sgravi che sono stati dati prima, ovviamente poi alcuni aspetti positivi, nella legge c'erano anche, aver tolto i contratti di collaborazione, benissimo, ma prendiamo sia la morfologia, come abbiamo detto, di piccola impresa, sia le mie imprese, il 95% sono 15 dipendenti, 92%,
Se io, a chi sono andati questi sgravi? A quelle imprese che ovviamente viaggiano come la luce, che quei soldi se li sono presi, ed era difficile anche non farglieli prendere, perché, ma quell'occupazione, ha ragione il ragazzo, l'avrebbero fatta lo stesso, ma lo dicono anche. Poi posso dire, non è che gli ha cambiato la vita a quelle imprese, considerate gli utili che fanno, e gli importa, vuol dire consolidare i lavoratori, non tanto che... Ma il grosso a chi è andato? A quelle imprese che avevano tanto tempo determinato, quindi faccio un esempio, io ho un'impresa di 14 dipendenti, guardate l'articolo 18 non c'entrava niente, perché tanto non ce l'avevano, però avevano 4 dipendenti a tempo determinato, ok? Hanno trasformato questi 4 dipendenti a tutele crescenti e hanno preso sul tavolo 100.000 euro di soldi pubblici. Ce li hanno sul tavolo, 8 per 3 per 4 sono 100.000 euro circa. Ma lì, non... perché dico che si doveva vedere l'impresa? Perché lì non c'è stato un fatto di produttività in più, non c'è stata un'assunzione in più e il lavoratore, lo stipendio è transitato uguale, perché tempo determinato e tutele crescenti, lo stipendio è uguale. Questo io ho contestato anche come organizzazione sindacale, perché non c'entrava niente, c'entrava con una campagna elettorale, non c'entrava con un'idea di politica industriale. Cosa che invece con Impresa 4.0 stiamo facendo. Non a caso abbiamo detto sì Impresa 4.0, abbiamo detto sì a Casa Italia, date gli sgraffi per i cappotti dei condomini, per metterli in sicurezza, per le case ovviamente per i giovani, per gli affitti agevolati e anche connettere l'Italia, perché se vogliamo ridurre quel gap di produttività che crea lavoro, o questi tre settori funzionano, altrimenti guardate che in questo paese senza quelle politiche siamo sempre che allarghiamo quella bolla. Si può lavorare, ma si fa lavoro povero, eh? Questo è il punto sui sgravi. Arrivo invece l'altro passaggio sull'alternanza. Io sono d'accordo invece questo con il professore, cioè, io penso che l'alternanza abbia degli errori, e però ad esempio uno degli errori è che tu stabilisci un monte ore, lo dico anche alla ragazza della rete di studenti che ha fatto alcuni passaggi, che Anita, che alcuni, vuol dire tra l'altro complimenti, e però io la vedo così, è ovvio che lì c'è un errore, che il numero di ore vincolate crea dei problemi, i 200 ore, le 400 ore, perché se prendo il sud, lì non ci sono le imprese, se ti faccio un vincolo di 400 ore, 200 ore, sta pur sicuro che al sud vanno tutti a fare i camerieri e li troviamo tutti in spiaggia a fare quella cosa lì. Servire l'alcol da minorenne. Benissimo, però attenzione, che il problema di fare incrocio domanda-offerta con una disoccupazione così, ce l'abbiamo grossa come una casa, guarda. Ti svelo anche una cosa, mia moglie fa la preside, difficile, stare in casa con lei. Abbiamo preside. Ormai abbiamo questi presidi che conoscono tutti gli amministratori delegati dell'impresa che si relazionano. È preside un grande istituto tecnico industriale che ha 1800 ragazzi. Quando escono i ragazzi, ne escono 400 dall'istituto tecnico, se ne avesse 1000, gliene prendono 1000. Perché dentro la disoccupazione abbiamo un problema di incrocio domanda e offerta. E posso dire, è politica anche discutere sulla scuola, che noi non possiamo avere una scuola che se la traiettoria dell'innovazione va in una direzione e noi continuiamo a sfornare dei giuristi. Perché questo problema un po' esiste, con tutto il rispetto di chi ha fatto l'avvocato, benissimo, ma oggettivamente spostare un po' l'asse in una discussione che tenga conto di dove sta andando l'innovazione, perché diversamente andiamo in difficoltà sul rapporto domanda-offerta, non c'è niente da fare. Poi io ho cultura industrialista, quindi vuol dire, avete capito, e sull'alternanza scuola-lavoro il tema di come io governo il processo è evidente, avere i tutor, avere la contrattazione, ho detto alcune cose, avere il rapporto, vuol dire, però posso dirti, se noi non avessimo questo rapporto tra cultura scientifica e cultura umanistica, fa crescere anche un po' i professori e fa capire anche un po' cultura là dove funziona e dà un po' di cultura umanistica anche ai dirigenti d'impresa, a tenere insieme i ragazzi con i professori, e perché abbiamo anche un problema,
che la velocità della tecnologia è talmente veloce che io non ho un laboratorio che sta al passo nelle scuole. E se io voglio stare al passo e riuscire a interfacciarmi con quella tecnologia, è a beneficio dei ragazzi e delle ragazze, perché là trovo in quell'impresa tecnologia innovativa, avanzata, che mai l'investimento pubblico riuscisse a fare. Perché diciamoci la verità, gli istituti professionali rischiano di essere dei riformatori, non una professionalità collegata al lavoro. Ce la vogliamo dire queste cose? E quindi il salto di qualità della discussione sulla scuola e della filiera, potrei dire anche rispetto all'università, non è che stia funzionando tutto benissimo, questa discussione che non c'è, ovviamente non è che può essere ridotta solo alternanza scuola-lavoro, ma la filiera dell'istruzione, considerato che siamo nell'era del sapere e della conoscenza, è quanto più di politica industriale che noi possiamo fare. E lì anche il terreno del settore privato, della rappresentanza privata, ha un vuoto che invece, al posto di capire l'importanza del sapere, pretende soltanto di avere in forma pubblica il sapere come menù la car. Prima prendono l'impianto e poi vorrebbero già chi lo sa utilizzare. Ecco, c'è qualcosa che non va. Questo è il tratto di una discussione sulla cassa integrazione in deroga. È vero che abbiamo il problema delle piccole imprese. Cosa stiamo discutendo noi oggi? Che quell'innovazione, noi abbiamo 1000 imprese che fanno la dorsale di questa struttura al paese, che sono le multinazionali tascabili, poi abbiamo 4-5 driver pubblici, Enel, Eni, Finmeccanica e Ferrovie, sono lì dove stiamo facendo il grosso. Cosa dobbiamo fare? Essere in grado di contrattare la filiera innovativa, quelle piccole imprese, metterle dentro nella filiera innovativa, perché quella bolla di terziario povero, se noi non siamo in grado, quando contrattiamo qui dentro, in queste 1000 imprese, lì contrattiamo, a non vedere anche i lavoratori deboli che sono fuori dall'impresa, è la vera scommessa anche del vuoto, lo dico, che ha avuto anche la CGIL. Noi pensavamo che il precariato fosse temporaneo, invece era strutturale. E quindi ci troviamo con quella bolla che non ha più rappresentanza, facciamo fatica a rappresentarla, ma se non ci sono quei lavoratori forti a non rappresentare la sua fornitura, la filiera, e metterli dentro con un canovaccio di diritti e di condizioni, guardate che siamo in difficoltà, lo diciamo. E però stiamo tentando, alcune contrattazioni di filiera stanno avvenendo, continuo a citare la nuova opinione. Lì la filiera di qualità di piccole imprese è stata messa dentro, e quando contratto la nuova opinione contratto la qualità dei lavoratori decentrati, della sua fornitura, della fornitura che diventa di qualità, anzi li metto anche nel processo formativo. Questo è il tratto di una novità anche sindacale su cui stiamo lavorando, ma siamo in ritardo rispetto al bisogno. Grazie. Grazie Vincenzo, la mia impressione è che l'alternanza scuola-lavoro, al di là degli aspetti organizzativi, sia come piovuta dall'alto, e in un momento in cui c'era una forte contestazione, e allora è stata un po' presa come punto, ma una riflessione è importante farla. Intanto saluto Daniela Lastri, che è lì in fondo, che è arrivata, che è spesso presente alle nostre riunioni. Io direi che a questo punto possiamo fare una sosta, poi il potere lo prendono Rosa Fioravanti e Andrea Puccetti, però magari il pranzo può essere anche utilizzato per vedere un ordine di questi interventi e attraverso una conseguenzialità anche degli argomenti. Grazie a tutti e a fra poco. Si autopresenta. Sì, io innanzitutto vi ringrazio moltissimo per il invito, ringrazio Mario, ringrazio Rosa, ringrazio Andrea per avermi dato la parola. Non è la prima volta che vengo ad ascoltare le discussioni organizzate da Circolo dei Fratelli Vasselli e da Betti Rossi. Devo dire che ancora una volta mi sono trovato molto bene, perché si è affrontato il tema politico dandogli però la dignità che merita rispetto all'approfondimento che merita, e che molto spesso invece la politica si dimentica anche nelle sue semplificatorie e traduzioni. Estremamente breve per una ragione, dovete scusare, ma ho un treno che parte alle 4:10, quindi con il mio passo mi andrò a dire pochissime cose e viene a rischio di perdere. Io vengo da Perugia, sono stato presentato da breve, e lei è responsabile di fare l'MDP di Perugia. Sì.
essere di carattere politico. Io credo comunque che oggi siano emerse tra le altre due questioni su cui la politica deve riflettere, deve riflettere molto la sinistra. Il primo tema è quello che anche a fronte di una ripresa economica e di una crescita dei fondamentali del prodotto interno lordo non c'è una ripresa quantitativa e soprattutto qualitativa del lavoro. Questo è il tema centrale e credo anche che alcune questioni che sono state poste sul tappeto oggi, interessantissime, che hanno visto anche punti di vista diversi, mi riferisco ad esempio al tema dell'industria 4.0, abbiano il lavoro un po' come convitato di pietra, perché dal punto di vista culturale io le mie avversità ho letto il progetto dell'industria 4.0 e si pensa di agganciare il lavoro in seconda battuta, in seconda istanza. Non si costruisce lì una politica del lavoro, si costruisce un quadro di soluzione parziale di politica industriale pensando che questo risolve il problema del lavoro, cosa che non è assolutamente automatica e scontata. In quel progetto lì non c'è una riga sul lavoro e io credo invece che vada verso una tendenza che non è scientificamente dimostrata ma che è da prendere con le molle, e cioè la costruzione di processi che vedono in campo un nuovo tipo di impresa, un nuovo tipo di industria dove il lavoro umano è quantitativamente inferiore e dal punto di vista della qualità del lavoro la nuova legislazione del lavoro lo farebbe ulteriormente regredire. Io penso che questo sia un punto fondamentale, cioè ragionare di una società dove strutturalmente ci sia meno lavoro, dove l'offerta del lavoro sia altissima e dove il bisogno di lavoro sia bassissimo, la richiesta del lavoro da parte delle imprese sia bassissima. Mi riferisco ai processi di tecnologizzazione, di espansione della tecnologia, al punto che è possibile immaginare una produzione svincolata dal lavoro umano o parzialmente svincolata dal lavoro umano. È questo quello che alcune forze politiche mettono all'ordine del giorno, parlando poi di reddito di inclusione o di reddito sociale. Però c'è il tema, ecco, c'è il tema. C'è il tema di come rivalorizzare il lavoro nella quantità e nella quantità di fronte ad un processo capitalista e di rifunzionalizzazione dell'impresa che non prevede l'assorbimento del lavoro fino in fondo. Il secondo punto che è emerso oggi è la rottura sostanziale tra il lavoro, i lavoratori e la rappresentanza politica. Io oggi credo che il mondo del lavoro e i lavoratori non abbiano una rappresentanza politica adeguata. E non la abbiano perché chi si è intestato la rappresentanza del mondo del lavoro dentro un quadro di subordinazione culturale prima ancora che politica ha agito non attraverso una legittima mediazione ma attraverso una riduzione del danno che non aveva alla base una delega sociale. Il fatto che in Parlamento si siano discussi alcuni provvedimenti e alcuni provvedimenti siano stati anche approvati e che la riduzione del danno da parte delle forze di sinistra o presunte tali del Parlamento non sia stata legittimata da una delega sociale, io credo che abbia fatto più male che bene la sinistra. Io non credo, e oggi di questa cosa non se ne è parlato molto, che il Jobs Act sia stato una buona soluzione. Non ha risposto al primo quesito, alla prima questione che vi ho posto, ma soprattutto c'è una parte che il Parlamento del Jobs Act ha approvato ma sulla quale poi non si è mosso foglia, e cioè dove sono andati a finire tutti quegli investimenti promessi sulla parte che riguarda i centri per l'impiego, sulla parte che riguarda i servizi al lavoro. Perché io credo, ecco, che stamattina il dibattito veramente eccellente abbia però tralasciato questo punto qua, che in Europa l'Italia è l'ultimo dei paesi più avanzati rispetto ai servizi sul lavoro. In Francia sono 5 volte più che l'Italia, sia rispetto agli investimenti che vengono destinati ai servizi per l'impiego, sia rispetto agli impiegati dei servizi per l'impiego. Quindi noi siamo in una situazione di questo tipo dove anche
un provvedimento come il Jobs Act, di cui penso quasi tutto il male possibile, nelle parti dove forse sottolineo di più il quasi, c'è stato un tradimento. Dopodiché sono contento, vado rapidamente alle conclusioni, ma sono stato molto contento di vedere un parterre che si è concentrato a spiegare la situazione, a fotografare la situazione, perché in iniziative politico-culturali molto spesso si ha la tendenza, nel sottolineare la gravità dei problemi, a dare soggettività sociale, soggettività politica a chi non ce l'ha. Cioè io sono particolarmente spaventato quando mi si dice che i giovani sono una soggettività politica o possono diventare pure una soggettività politica. Allo stesso modo potrei essere spaventato se qualcuno mi dicesse che le donne possano essere una soggettività politica pur, o gli immigrati di seconda generazione possono essere una soggettività politica pur. Qui si è affrontato invece il tema politico per quello che è, ed è un tema sociale, non è un tema che riguarda esclusivamente una generazione, che riguarda esclusivamente un genere o che riguarda esclusivamente gli immigrati di seconda generazione. Qui c'è di fronte un problema politico perché c'è un problema sociale. Se i giovani sono nella condizione che ci spiegava il professor Regnelli, così esattamente come ci spiegavano gli altri illustri ospiti della situazione degli immigrati della seconda generazione e delle donne. Sono anch'io d'accordo sul tema che servirebbe un welfare a misura di chi si vuole prendere cura della famiglia e non soltanto delle donne, che necessariamente, non si sa per quale motivo, sono quelle indicate come coloro che devono prendersi cura dei bisogni della famiglia. Però io su questo, ad esempio, vorrei sollecitarvi. Io penso che ci sia, rispetto a quello che abbiamo detto oggi sulle figure sociali di cui abbiamo trattato oggi in relazione al lavoro, ci sia anche un problema di queste figure sociali in relazione al potere. Credo che forse più palese, più lampante, più efficace è il rapporto fra le donne e il potere. Perché noi possiamo mettere le quote che vogliamo, possiamo anche pensare di avere più donne nei board, più donne a capo delle imprese, più donne in Parlamento. Io penso che ci sia un problema culturale, che sia un problema antropologico, cioè della veste maschile del potere, per cui nella cultura contemporanea c'è una tendenza alla, diciamo così, allo smantellamento delle differenze di genere, non per soddisfare delle richieste di uguaglianza e di parità tra i generi, ma per confondere i generi in maniera tale che tutti questi possano essere ugualmente sfruttati. Non credo ad esempio che sia un caso che le donne siano più inserite ad oggi rispetto a prima nei board delle multinazionali e che invece nei lavori, in altri tipi di lavori, scontino le distanze con l'altro genere esattamente come le scontavano poco tempo fa. E l'ultima cosa, la questione della fuga dei cervelli, che è stata raccontata così, ce la dicono così i giornali, oggi non è stata, secondo me, ecco, abbondantemente sviscerata. Invece la questione della fuga dei cervelli è una questione da porre. Poi, a mio giudizio, la locuzione fuga dei cervelli è abbastanza sbagliata. Qui c'è un problema di chi in Italia si forma, in Italia non trova prospettive e se ne va, e si crea la prima contraddizione con quello che noi dagli anni 90, da quando eravamo piccolini, sentivamo dire, cioè il tema dell'economia della conoscenza. Se io formo delle conoscenze e delle competenze e poi chi è formato con queste conoscenze e queste competenze utili e funzionali a un certo tipo di modello di sviluppo se ne va, quel modello di sviluppo non c'ha possibilità di essere realizzato. E questo è un grande problema ed è anche un problema di realizzazione di vita personale, perché fondamentalmente non credo che ci siano così tanti giovani che sono tanto felici di abbandonare il proprio paese perché non hanno nessun tipo di prospettiva nella soddisfazione anche personale di fare quello per cui sono stati formati e si vogliono formare. In questo allora io proverei ad aggredire politicamente il problema, tentando però di recuperare attraverso un'operazione culturale il valore della formazione, un po' anche separato dalla funzione che noi diamo alla formazione strettamente ed esclusivamente legata al lavoro. Noi si è perso, questo secondo me è il
punto fondamentale, noi si è perso la capacità di valutare la cultura per quello che è e la dobbiamo necessariamente agganciare al lavoro per far sì che questa abbia un valore. Io non credo che questa qui sia la prospettiva giusta per la sinistra, perché noi dobbiamo agganciare la cultura a un processo di costruzione critica della cittadinanza e non soltanto funzionalizzarla al tema occupazionale, che c'è, ma credo che saremo sempre schiavi di un'organizzazione a quel punto del sistema dei saperi, che lo utilizzo al plurale, del sistema dei saperi, figlia e frutto di un paradigma culturale che non ci è proprio e che sicuramente riperpetua le disuguaglianze e le iniquità del sistema attuale. E poi la fuga dei cervelli, davvero voglio chiudere su questo perché devo scappare, la fuga dei cervelli credo che risponda anche a questo nuovo cosmopolitismo a cui si vogliono allevare le giovani generazioni disponibili ad accettare qualunque compromesso pur di lavorare, perché questa è la cifra del capitalismo contemporaneo, questa è la cifra del capitalismo globalizzato. Io penso che se il tema, e ha ragione chi l'ha sottolineato, è quello dell'autonomia, noi dobbiamo dare delle possibilità di scelta. È per questo che forse dal punto di vista critico anche il tema della flessibilità che si è trasformata in precarietà la sinistra non lo affrontò in termini giusti. Tutto va bene anche scegliere di essere flessibili, ma purché appunto prevalga la scelta. Se invece io sono costretto, qualunque cosa che io sia costretto a fare, non è assolutamente la migliore soluzione per esaltare, per affermare quell'autonomia individuale che possiamo tranquillamente chiamare libertà. Aggressioni al problema dello scandalo, io mi sono rifatto molto al tema, in oggetto, lo scandalo dei giovani in metà in Europa, però mi sembra che ognuno possa esprimersi. Si sente, ragazzi? Forse conviene verificare. Bisogna spiegare questo. Questo va a spiegare. Ecco, è vero. Adesso sì. Dicevo, praticamente mi sembrava che si guardasse questo problema in oggetto da vari punti di vista, ma che mancasse una parola forte di raccordo con il mondo della scuola. L'ultimo intervento, chi mi ha preceduto, ha focalizzato, credo, molto bene quello che io in questo momento ho in mente. Io ho un'esperienza più che quarantennale nella scuola e ovviamente guardo il problema che è stato dibattuto stamattina, molto forte quello dell'alternanza scuola-lavoro, e non per questo meno forte quello della dispersione scolastica, con una sorta di dichiarazione che potremmo definire in questo modo: non la cultura del potere, ma la cultura e il potere, perché credo che il potere senza una cultura, una formazione, non possa assolutamente dare dei frutti positivi per risolvere questo scandaloso problema che ancora ci portiamo. Un tempo, in tempo della mia gioventù,
magari si diceva che la scuola potesse essere una scuola di destra o una scuola di sinistra. Una scuola di destra era la scuola tradizionale, era la scuola selettiva, era la scuola che classista, se volete. Poi è arrivata l'unica scuola di sinistra che io ricordo a memoria, è la scuola di Barbiana, la scuola inclusiva. Una scuola inclusiva che è rimasta tale a 50 anni dalla sua esistenza, è rimasta l'unica scuola che noi oggi possiamo definire di sinistra. Poi a un certo punto è arrivata la buona scuola, perché bisogna dire anche questo, che chi è pratico di carte ministeriali a un certo punto si trova a dover continuamente, io fortunatamente da un paio d'anni non lo faccio più, si trova continuamente a dover compilare test contro test, carte contro carte, ma di didattica non c'è assolutamente niente. Quindi la buona scuola è una cosa che non è né una scuola di destra, cosiddetta di destra, né è una scuola inclusiva che può essere così definita in un certo modo una scuola di sinistra. È un momento di passaggio e, se volete, di parcheggio in un'età che va dai 7-8 anni ai 18-19 anni di giovani che vanno e che poi passano all'università. E in una ipotetica proiezione del problema dello scandalo dei giovani, quindi dicevo in Italia e in Europa, una fetta molto importante è quella appunto dei giovani che dai 15 ai 19 anni, sono le ultime statistiche, ci sono circa 2.300.000 giovani che non frequentano né la scuola né tantomeno lavorano. E l'incidenza delle donne è pari al 27%, invece quella degli uomini è 22%, cioè ci sta un quarto di giovani italiani che praticamente non fanno assolutamente niente. Allora tutto questo perché avviene? Rispetto al tema che è stato dibattuto stamattina, sia del lavoro sia del potere, secondo me avviene perché la scuola non ha un principio ispiratore, non ha un obiettivo da raggiungere, perché è una scuola che ha imposto le sue leggi, il suo principio deriva dalla Banca d'Italia, deriva dalla Confindustria, deriva dal mondo del lavoro, un mondo del lavoro che cambia continuamente, per cui non ha una dirittura, non ha praticamente una strada da seguire. E non è la scuola che dovrebbe essere in un certo modo come noi la immaginiamo, è una scuola come la vogliono gli altri. E allora che cosa succede? Succede che ci troviamo fortemente a disagio, sia per quanto riguarda il problema dell'alternanza scuola-lavoro, sia per quanto riguarda il problema della dispersione scolastica. Che cos'è l'alternanza scuola-lavoro? Io non lo posso continuare a guardare l'alternanza scuola-lavoro solo dal punto di vista del lavoro. Io devo pormi il problema dal punto di vista della scuola, che cos'è l'alternanza scuola-lavoro. E allora è una metodologia didattica. Che cosa succede? Quanti sono gli imprenditori disponibili a lavorare con una scuola su un progetto comune? E poi come si fa? Diceva il professore che era seduto qui stamattina al mio posto, è un problema di organizzazione, ma non è soltanto un problema di organizzazione, è un problema di opportunità, perché se noi guardiamo il progetto di scuola-lavoro in una grande città o in una zona industrializzata o in una città, chiaramente, allora ci sono grosse opportunità, ma nei piccoli paesi, ma non devono essere assolutamente paesi del sud, possono essere paesi del centro Italia e paesi del nord, è praticamente impossibile lavorare a un progetto serio di alternanza scuola-lavoro. E siccome per qualsiasi azione che si fa all'interno della scuola noi chiediamo comunque un ritorno, una ricaduta all'interno della didattica per poi essere valutata e riportata nella società, qual è, mi pongo io la domanda e la pongo ad alta voce, qual è il ritorno che ci sta dal progetto scuola alternanza scuola-lavoro nel momento in cui sono state esaurite, e in che modo? Poi la domanda, le 200 ore per i licei classici e i licei scientifici e le 400 ore per gli istituti professionali, tecnici e professionali, qual è la verifica che può fare la scuola rispetto a questo investimento ulteriore che c'è stato, diciamo, in un extra scolastico dove la scuola è stata spinta piuttosto? E allora c'è da rivedere in questo momento un intero sistema scolastico che è un sistema politico che ha sforbiciato in 10 punti percentuali la spesa sull'istruzione. Allora quando si danno i dati e si dice
che noi abbiamo una carenza di insegnanti e invece vogliono far passare la classe degli insegnanti come una delle classi, diciamo, più forte, no, dal punto di vista dei numeri, ed anche quella che lavora di meno, tra virgolette, ma non voglio assolutamente spezzare nessuna lancia a favore di uno o di un altro, significa che praticamente bisogna riprendere in mano i progetti che portano invece allo scandalo dei giovani, che se non sono praticamente quelli dell'alternanza scuola-lavoro, che deve prevedere anche di converso o in parallelo lo sblocco del turnover. Noi ancora oggi parliamo di lavori usuranti dove gli insegnanti non sono inseriti, dove si continua a dire che nel 2019 si andrà a 67 e poi, e dove praticamente si deve investire nella formazione in un modo veramente serio. Ma c'è, secondo me, un problema ancora più grave dell'alternanza scuola-lavoro, che, non lo so, dentro di me io penso che tra qualche anno questa scomparirà, l'alternanza scuola-lavoro, perché mi auguro che le cose vadano in un certo modo, per cui si penserà, si rivedrà, si dovrà rivedere per forza questo campo. Ma c'è una cosa che noi ci portiamo dietro perlomeno da una trentina d'anni, ed è la dispersione scolastica. La dispersione scolastica, che io continuo a definire da anni dissipazione scolastica. Dissipazione perché intorno alla dispersione si sperperano miliardi di lire, oggi miliardi di euro, inimmaginabili in una nazione che continua a dire che non ha fondi, che non ha possibilità per potersi riprendere. Allora, noi abbiamo dei dati che sono impressionanti. Il dato della dispersione scolastica in Italia ancora oggi veleggia intorno al 16-17% in tutta l'Italia. Ci sono regioni del sud, e mi rifaccio anche a una comunicazione che fece nel mese di marzo qui, in Sicilia la dispersione scolastica è intorno al 24%. 24% è una cifra altissima. Nel 2017, pensate che c'è una perdita annuale di ragazzi che non vanno a scuola, perché non sono i drop-out, non sono quelli che sono entrati e poi se ne sono andati, sono quelli che non vanno più. Io ho delle statistiche qui che fanno praticamente paura. Ogni anno su 100 bambini che si iscrivono a scuola, uno non finisce la scuola primaria, 5 si fermano alla licenza elementare, 32 lasciano dopo la scuola media, 17 abbandonano nella scuola durante gli anni della scuola superiore, 17 non arrivano a lavorare, in tutto sono 72, solo 28 compiono gli studi, hanno un corso di studi compiuto. Allora, se ogni anno su 100 bambini c'è questa statistica, ogni anno scolastico, significa che ogni anno in Italia si spende mezzo miliardo di euro per il mancato investimento sull'istruzione dei giovani. Ma accanto al mezzo miliardo di mancato investimento ci sono poi altri miliardi che sono stati calcolati, io non conosco tutti i calcoli, non è proprio materia mia, che sono stati calcolati intorno a oltre 30 miliardi di lire di costi sociali, che sono nel numero degli insegnanti che non ci sono, che sono nel numero delle occasioni e dei fondi che si mettono a disposizione, progetti molto vaghi che poi alla fine non danno alcun risultato. Tanto è vero che noi come Italia avremmo dovuto perlomeno allinearci ai dati dell'Europa, che nel 2020 sono previsti per la dispersione scolastica una cifra del 10%, e ci troviamo ancora ad avere invece cifre, come vi dicevo prima, del 17 come media nazionale e del 24 la Sicilia e la Calabria. Sicilia e Calabria, ma anche molti posti della Campania, io vi posso parlare di Napoli, da cui provengo, dove le classi di tempo pieno non ci sono e quindi praticamente, dove ovviamente non ci sono possibilità per la mensa ai bambini, dove si fanno delle scelte di un certo modo. E dal punto di vista sociale e culturale è stato calcolato negli ultimi tempi che laddove ci sono genitori abbienti ci sono i figli che preferiscono restare in casa, pur avendo un posto di lavoro più facilitato se ci sta una famiglia abbiente alle spalle, potersi inserire in un circuito di lavoro, però preferiscono stare in casa i giovani. Questo è un dato politico. Perché questa situazione avviene al nord? Perché praticamente al nord i fitti delle case sono altissimi. Al sud invece, che non c'è una situazione di viaggio alle spalle,
quindi praticamente le famiglie sono poco abbienti e quindi ci sta difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro, i figli preferiscono stare in casa, no, sono obbligati a stare in casa, non per i figli altissimi, ma perché lo sfogo è o il lavoro nero oppure l'emigrazione, andare dall'altra parte. Allora, di fronte a qui, scusate, devo riprendere un altro dato della professoressa che era qui a proposito degli extracomunitari, perché in questa messa di dati sulla dispersione scolastica, il 34% degli alunni immigrati sono quelli che non vanno più a scuola. Sono allora questi ragazzi che non vanno a scuola, sono questi ragazzi che non saranno inseriti da nessuna parte nel mondo del lavoro, sia comunitari che extracomunitari, sono quelli che poi vanno a infoltire le file della camorra, cioè sono quelli che voi trovate nel libro di Saviano, Le Paranze, che insomma un libro che probabilmente dal punto di vista letterario non è che sia chissà che, ma che comunque disegna una realtà di fatto dove io lo sto leggendo, lo leggo per mestiere, sto leggendo questo libro di Saviano che non mi piace molto, però ritrovo praticamente tutto quello che sta scritto là dentro, sono tutti ragazzi che non andavano praticamente a scuola, esclusi dal circuito del lavoro. Allora, lo scandalo grosso a questo punto, secondo me, è un progetto di scuola che manca, un progetto politico di scuola, per cui bisogna inventarsi, partorire una politica che guardi al mondo del lavoro nello stesso modo in cui guardi al mondo della scuola, per portare poi avanti, per recuperare innanzitutto quelle sacche di grosso disagio socio-economico esistente in Italia, che fa in modo che il sud dell'Italia sia poi paragonato, perché la stessa situazione che abbiamo noi, cioè in Spagna, cioè nel sud d'Italia, cioè in Spagna, c'è a Cipro, c'è in Lettonia, c'è in Estonia, noi abbiamo gli stessi numeri, non cambia praticamente niente, però ci sono dei paesi che escono da una politica, diciamo, dittatoriale, e ci sono invece paese come l'Italia che esce da una storia politica che oramai ha più di 70 anni, dovrebbe avere, ha 70 anni, ma dovrebbe avere 70 anni di democrazia, 70 anni di pari opportunità, 70 anni di un disegno di una visione del mondo di un certo modo. E allora, se non riusciamo a cogliere queste differenze e queste difficoltà, nel mondo della scuola noi saremmo, penso io, sempre spinti a copiare i progetti anglosassoni, le mode anglosassone, e portarle direttamente in Italia. Perché, e chiudo su questo, perché vicino all'alternanza scuola-lavoro, che in altre parti d'Europa ha funzionato e funziona in un certo modo, ci è stato detto anche stamattina, di fronte al recupero della dispersione o dissipazione scolastica, che in Europa c'è stato, tanto è vero che in molti stati d'Europa c'è stato, tanto è vero che si lavora a supportare il dato del 10%, c'è poi il problema delle competenze. Dovunque voi vi giriate, in qualunque scuola voi andiate, si parla che della valutazione delle competenze, dello sviluppo delle competenze. Dove è stato importato questo termine delle competenze? Da fuori dell'Italia, ma non si è data una sostanza didattica alla competenza in sé. Competenza praticamente significa, che è una derivazione dal latino, saper rispondere in una situazione in cui non ci sta l'insegnante, non c'è il maestro, non c'è il professore alle spalle. Invece la scuola italiana che cosa sta facendo? Sta lavorando sul sistema delle competenze, ma su una relazione che è l'unica, tutte le relazioni sono destinate a finire, a chiudersi a un certo punto della vita, anche le relazioni d'amore, ma è l'unica relazione, quella della scuola, dove praticamente pare che non ci debba essere mai una fine, perché a domanda risponde, come quella dei carabinieri, senza offesa per i carabinieri, dove la competenza X debba per forza prevedere una risposta X da dover dare a quel tipo di insegnante, dopodiché è finita. E allora noi ci troviamo in questo modo dove
con la scuola delle competenze, la didattica delle competenze, con i progetti di alternanza scuola-lavoro dove la didattica e la metodologia non esistono e dove una verifica sull'intero impianto di ritorno a scuola non c'è, dove progetti di dissipazione scolastica si spendono miliardi e non se ne parla, poi alla fine ci troviamo con un pugno di mosche in mano e non costruiamo il potere con il connubio cultura-potere, ma continuiamo probabilmente a parlarci addosso noi del mondo della scuola, ma continuiamo a parlare della cultura del potere senza tener conto invece di quello che è gravemente presente nella pratica della prigione. Grazie. Ringraziando il professor Raia, io sempre per una questione di tempistiche passo la parola a Maico Musetti, che non vedo, che mi aveva chiesto per motivi, eccolo, no, stai là, non lo vedevo adesso ovviamente. Ragazzo che si occupa di AICI, che ha collaborato e collabora con la Fondazione Rosselli, grazie per essere qui. A beneficio dei nostri ospiti europei, possiamo indicare Giovanni Falcone per la foto. Sì, qui alle nostre spalle abbiamo una foto molto importante che ritrae Falcone insieme all'allora onorevole Valdo Spini, che ci tengo a ricordare ci sta ospitando oggi come presidente della Fondazione Rosselli. È una bellissima foto che invito poi Rosa magari a far vedere ai compagni che ci hanno raggiunto anche dagli altri paesi. La parola a Michael. Buonasera. Come mi ha presentato appunto Andrea, mi chiamo Marco Musetti, sono psicologo, mi occupo prevalentemente di processi di attivazione comunitaria, si tratta quindi di coinvolgere le comunità e in qualche modo attivarle, e in particolar modo collaboro anche con il Under 35 di AICI, che è l'Associazione degli Istituti di Cultura Italiani, presieduta dall'onorevole Valdo Spini. E l'intervento che ho pensato ha un taglio in linea un pochino anche con gli studi che ho fatto essendo psicologo, perché mi sono confrontato per molto tempo con i MIT, cioè stiamo parlando di giovani, parliamo comunque della difficoltà del tema del lavoro, però ho pensato anche che spesso e volentieri il rischio di dargli un taglio molto spesso sociale, economico, ma la componente umana, psicologica spesso e volentieri viene meno, ed è un rischio enorme, soprattutto perché è un fenomeno che è di dimensioni enormi, che come dicevo qualche giorno fa mentre preparavo l'intervento, comunque ha un impatto importante sul PIL nazionale, ma da un punto di vista psicologico è un processo che è corrosivo, che in qualche modo incide sulla demotivazione, sulla perdita di autoefficacia del giovane, che in qualche modo porta a sviluppare nei giovani una spirale di disagio emotivo sempre più pesante. E i MIT invecchiano comunque, ed è un fenomeno comunque anche da un punto di vista dell'inquadramento già vecchio. Siamo addirittura arrivati a una classificazione di 7 sottocategorie di NEET che rimangono comunque bloccate all'interno di questa categoria, che progressivamente si discosta sempre più dall'intervento amministrativo e politico del paese, che non è in grado di starci dietro. Da questo punto di vista io infatti faccio una critica profonda appunto per come lo strumento di garanzia giovani si è comunque tradotto molto spesso in una grande spirale di aspettative, dove i giovani comunque si sono candidati e che hanno comunque investito tempo e risorse, che si è tradotto dal mio punto di vista in un'attesa di un tirocinio che spesso e volentieri tardava, o anche talvolta che in uno sfruttamento lavorativo abbastanza chiaro. Non voglio entrare nel merito dell'alternanza scuola-lavoro, altro fenomeno che spesso e volentieri è passato alla ribalta come un'occasione mancata, concreta, di sviluppo, di occasione e anche di consapevolezza comunitaria del giovane che veniva spesso e volentieri sfruttato. E questo cosa faceva? E cosa ha fatto? E cosa sta facendo tuttora? Allontana sempre più i giovani dall'avere un ruolo attivo, che si traduce comunque anche in una disaffezione verso la politica, che è uno dei temi caldi del MIT, dell'associazionismo. Una delle poche realtà è il volontariato, anche se spesso e volentieri visto in una maniera molto strumentale, come se fosse per quei pochi che già MIT non sono a questo punto, lo vedono anche come un'occasione per poter sviluppare e anche crescere professionalmente.
Ma il tema forse di NEET è anche la consapevolezza, o credere di essere comunque, cioè di essere in qualche modo attivi nel trovare una soluzione, una propria dimensione di realizzazione, ma che poi di fatto non è concreta, c'è uno scostamento tra la realtà e l'ideale, e su questo nessuno sta intervenendo. Anche la politica da questo punto di vista non sta creando le condizioni, anche perché una logica per molto tempo è andata avanti, quindi una logica attendista che ha messo il giovane, comunque ha sempre alimentato questa logica dell'attendere, dell'aspettare che qualcuno trovasse una soluzione, non ha certamente alimentato un'imprenditorialità personale nel determinare il proprio progetto di vita. E questo chiaramente alimentato anche da un nodo critico, che è la difficoltà di conciliare le aspirazioni e i desideri, che essendo sempre più distanti sui livelli, chiaramente cosa fa? Fa sì che il giovane non trovi la sua dimensione, e su questo la politica deve tornare a fare, deve tornare a in qualche modo anche, non dico a far sognare, ma anche a rendere consapevoli. È una cosa che comunque è fondamentale, è nelle realtà appunto associative che si può ricreare questo tessuto, e io credo che sia fondamentale investire e trovare tempo per far sì che i giovani possano crescere. Ci sono tante esperienze che a livello nazionale sono state fatte, e penso ai bandi Calico, su quale anche io collaboro a livello di Lombardia. Ci sono le esperienze comunque di altre fondazioni, come ad esempio il progetto Crescere Digitale di Google, dove si è cercato di coinvolgere i giovani, e i giovani rispondono. I giovani, quando sono coinvolti, quando i giovani vedono che c'è qualcuno che crede in loro, allora i giovani si aprono. Chiaramente è molto delicato come processo, bisogna anche avere, come dire, l'accortezza quando si tocca ai giovani. Io parlo soprattutto della fascia dai 14 ai 25 anni, che sono quelli più fragili, ecco. Però quando sono coinvolti si candidano, si mettono in gioco, cercano comunque di avere un ruolo in qualche modo nella comunità. E come dicevo anche ieri sera durante un intervento con i volontari del Lavo, cercano anche di creare ponti, che è una cosa che nel momento sociale in cui viviamo è sempre più, se ne parla tanto ma poi nei fatti non si fa. Una realtà con la quale appunto io collaboro e che ha dato molto spazio, mi sento di dirlo se posso, è AICI. Perché? Perché AICI comunque ha investito e ha scelto di credere nei giovani attraverso comunque la creazione di un gruppo di under 35. Sono chiaramente non NEET, perché sono giovani comunque che sono attivi nell'ambito associativo, nell'ambito culturale, sono persone che hanno studiato, ma che in qualche modo hanno messo e hanno scelto comunque di creare una rete e di mettersi a disposizione comunque per provare anche a immaginare delle attività di progettazione di intervento sociale e culturale che potessero in qualche modo avere una ricaduta anche sui territori. E lo hanno fatto sia attraverso la partecipazione e la stesura degli atti, sia della conferenza di Lucca che si è svolta l'anno scorso, che quella di Trieste, il cui documento sarà licenziato a breve, ma anche comunque con la volontà effettivamente di mettersi a disposizione. Infatti stamattina abbiamo approfittato comunque della disponibilità della sala, dello studio del Presidente, per poterci incontrare un attimo e cominciare a sviluppare una progettualità su un bando che il Presidente Spini ci ha inoltrato, perché a livello nazionale Under 35 comincia a esistere come realtà, c'è comunque un'attenzione perché evidentemente c'è anche un'apertura, e il Presidente ci ha dato questa possibilità, e che comunque nasce e figlia anche del fatto che a titolo personale ho rappresentato gli Under in Commissione Cultura durante un'audizione alla Camera, e il tema che è emerso è stato cardine, l'importanza degli under, di questi giovani che si mettono a disposizione ma che devono anche in qualche modo guadagnarsi uno spazio, perché chiaramente non è così semplice. Ebbene, la progettazione su cui stavamo ragionando, che chiaramente è molto ambiziosa ma potrebbe essere molto interessante, ha come obiettivo quello di provare a sfruttare l'arte, perché il bando si illumina un bando della SIAE, come mezzo per comunicare con i giovani attraverso comunque un'attività di recupero di un quartiere abbandonato che dobbiamo identificare, e provare a usare l'arte per andare a raggiungere chi? I giovani, ma anche i meno giovani, provare a creare un ponte di comunicazione attraverso l'arte, che è un linguaggio sostanzialmente universale, assolutamente comprensibile da tutti, attraverso un percorso di mediazione. E questo cosa significa? Significa anche andare incontro ai giovani, perché immaginiamo una borgata, comunque un luogo che il bando identifica come periferia, e provare a creare una sinergia,
E questa sinergia cosa si può tradurre? Si può tradurre in attivazione comunitaria, e un'attivazione comunitaria ci permette di andare incontro ad altri giovani, giovani con i quali entrare in relazione, con i quali comunque provare a sviluppare un percorso per farli uscire anche dalle sabbie mobili che l'attesa e l'incapacità comunque che attualmente le istituzioni hanno di dare una risposta possa in qualche modo veicolare. È un progetto ambizioso? Assolutamente, però ci vogliamo stare. E il bello forse è proprio questo, il fatto che ci siano dei giovani che vogliono comunque mettersi a disposizione per aiutare gli altri giovani. E questo è soltanto l'inizio. E chiaramente per tutti i giovani comunque presenti in sala, la disponibilità a collaborare con questo gruppo è aperta. Non è un gruppo esclusivo, è un gruppo aperto ai giovani, per i giovani. E nulla, io penso di aver concluso e vi ringrazio comunque per l'attenzione. Grazie a Michael, che nel parlare di associazionismo, di volontariato, a mio avviso parla di politica, perché poi oggi c'è un filo comune, no, che lega tutti gli interventi. Ogni intervento, come vedete, ha una connotazione più o meno specifica rispetto all'area da cui proviene, o come ovvio che sia il relatore, però c'è sempre un filo comune, che è quello poi l'appello alla politica, allo stare insieme. Quindi Michael dà molto all'associazionismo, al volontariato, e quindi in questo senso lo ringrazio molto. Entriamo nel vivo del dibattito di oggi. Abbiamo dovuto fare delle economie di scaletta per permettere a tutti di parlare e di rientrare a casa, perché molti vengono da lontano. Io adesso sono molto felice di dare la parola a Rosa. Molti di voi la conoscono, è la leader dei Venti Rossi, di questa bellissima associazione giovanile, di questo movimento politico, si può dire, perché credo sia anche un orgoglio, no, per te definirlo così. Quindi gli passo la parola, perché lei ci spiegherà molte cose. Grazie a tutti. No, in realtà io mi spetta innanzitutto dei ringraziamenti più che sentiti, perché Valdo ancora una volta ci ospita in questo luogo speciale. E ringrazio Andrea, ma vedete, questo luogo per noi ha una doppia valenza: non è solo un luogo di cultura, come veniva ricordato prima, un luogo dove si trasmette anche un testimone di cultura politica, che poi è quello che tentiamo di fare con i Venti Rossi, ma è un luogo intitolato ai Fratelli Rosselli, che portano per noi una doppia testimonianza, cioè persone che hanno vissuto nella cultura, nel pensiero politico, ma che hanno agito in assoluta conformità al pensiero politico che avevano, fino addirittura al sacrificio estremo che era quello della vita. Io trovo che sia ancora un esempio di eccezionale attualità per tutti noi che in qualche modo ci impegniamo e che tentiamo di impegnarci per la comunità e per la società. E finiti i ringraziamenti, io farò solo un passaggio brevissimo. Non aggiungo nulla in realtà al dibattito politico e a quanto è stato detto. Perché? Perché moltissimo è stato detto questa mattina. Abbiamo avuto modo di conoscere dati con enorme precisione, le statistiche, e abbiamo un quadro della situazione che io credo che sia sufficientemente chiaro, quanto sufficientemente fosco, se mi consentite questa nota di pessimismo. E però dopo il pessimismo della ragione deve arrivare l'ottimismo della volontà. Allora io farò una cosa che non faccio mai, vi racconto un aneddoto personale, ma perché lo trovo significativo. Qualche settimana fa io mi sono trovata a fare uno degli ennesimi concorsi pubblici, in quel caso all'università, come fanno ovviamente moltissimi dei nostri coetanei. E mi sono trovata in questo luogo, nella tipica situazione di sala d'aspetto, con tantissimi ragazzi, reduci anche loro da N concorsi pubblici dai quali erano stati esclusi, e dopo lunghi percorsi di formazione. E vi dico semplicemente che noi concorrevamo per 3 posti e all'inizio della selezione eravamo circa in 300. Ora, quello che salta subito all'occhio in queste situazioni è una cosa piuttosto semplice. La cosa piuttosto semplice è che quando noi accendiamo la televisione ci sono opinionisti, politici, giornalisti che ci vogliono convincere che
la nostra è una società basata su una cosa chiamata meritocrazia, nella quale tutti ce la possono fare. Ci vogliono convincere che esiste un'Italia che ce la fa, che è in ripresa, abbiamo visto anche oggi. Ci sono dei dati sull'occupazione che considerano occupate persone che hanno lavorato un'ora durante un anno. Io non so se ci rendiamo conto. Vengono considerate occupate persone che lavorano con un lavoro povero, cioè che nonostante lavorino magari anche 40 ore a settimana non riescono comunque a raggiungere la soglia di un benessere sufficiente a sopravvivere in maniera dignitosa. E allora qual è il punto? Il punto è che da una parte esiste questo mondo, questa bolla mediatica e di opinionisti e di un pezzo di mondo della politica che vive in questa realtà dorata nella quale appunto tutti hanno la possibilità di farcela. Dall'altra esiste quello che un tempo si sarebbe chiamato, forse anche con un'espressione rispettosa, il paese reale. Cioè il paese reale nel quale 300 ragazzi che avevano tutti moltissimi titoli di studio, moltissimi tirocini, articoli pubblicati all'estero, si trovavano a concorrere per tre posti. Allora è chiaro, è chiarissimo a tutti che quando si blocca l'ascensore sociale, perché noi che stavamo là in quella sala eravamo già dei privilegiati, perché eravamo delle persone che hanno potuto studiare a lungo, che hanno potuto formarsi solo ed esclusivamente perché i nostri genitori ci hanno permesso di farlo. In una situazione di questo tipo, nella quale io mi ricordo parlavo con una ragazza che mi ha detto io ho due figli e siccome l'università ci ha dato il preavviso di 24 ore ho dovuto fare in modo che mio marito prendesse le ferie per essere qui. E ho anche altri ragazzi insomma che erano molto più grandi di me, perché ovviamente ciò che è successo è che poi l'università in qualche modo anche un percorso di formazione diventa un lavoro vero e proprio per coloro che hanno perso il lavoro nel corso degli anni. E perché vi racconto questa storia? Ve la racconto perché in quel momento, il momento di massima competizione, ciò su cui si fonda la nostra società oggi, l'intera civiltà occidentale, la competizione per il profitto, un intero sistema politico ed economico fondato sull'idea che qualcuno debba prevalere su qualcun altro e che appunto solo pochi possano arrivare in cima, ma che tutti possono farcela, nonostante tutti sappiamo che non sia così. In quel momento io tra l'altro dovevo prendere un treno quel pomeriggio, appunto a proposito dello scarso preavviso che ci ha dato l'università per andare a Trieste, ora che ricordo, più che scarso. E eravamo a pranzo con questi ragazzi che io vedevo per la prima volta in vita mia, appunto titolatissimi, bravissimi, con i quali ci saremmo dovuti scannare secondo il dettato nel quale viviamo correntemente. E quando siamo tornati dopo pranzo io ho detto vabbè ragazzi, ma io rischio di non farcela a fare l'intervista, a fare insomma a cercare di passare la selezione in colloquio orario, perché io devo prendere questo treno, non ho risorse per comprarne un altro, un problema. E loro mi hanno detto, no, vai avanti tu. E c'è stato un momento nel quale si è aperta la porta e uno dei professori che interrogava ha iniziato a chiamare i loro nomi e loro, uno dopo l'altro, hanno detto, no, devi andare avanti prima lei perché lei ha un problema, eccetera, eccetera. E io ho vissuto in quel momento il cortocircuito totale del sistema neoliberista. Un sistema che l'altro, ma era ormai talmente chiaro che quando sei in 300 per tre posti non esiste nessuna meritocrazia, non esiste nessuna spending review, non esiste nessun criterio di quelli che il neoliberismo ci vuole inculcare, perché quello è semplicemente una competizione animale, non c'è più nulla di umano. E in quell'occasione si è inserito invece qualcosa di profondamente umano all'interno. Io ho detto è stata quasi una catena umana di solidarietà leopardiana in un certo senso, perché ci sentivamo tutti parte di una grande, grandissima presa in giro del sistema. E allora perché essere qui oggi? Perché ci abbiamo tenuto così tanto a fare questa cosa? Beh, in primo luogo perché la cultura politica è importante. La cultura politica è quella che ci permette di riconoscere che appunto, io continuo a usare questo esempio ma perché i dati li abbiamo già sentiti, che 300 persone per 300 posti è una situazione frutto di un'ideologia, l'ideologia della guerra fra poveri, del metterci gli uni contro gli altri mentre pochi fanno profitto da questa situazione, perché badate bene, non è vero che la crisi è stata una crisi per tutti, qualcuno dalla crisi ha approfittato e la crisi continuiamo a pagarla noi. Per cui, come dire, la cultura politica significa analizzare il mondo, ma c'è qualcosa di più. La cultura politica significa anche, come dicevo dall'esempio dei fratelli Rosselli, volerlo cambiare il mondo.
E noi non ci possiamo rassegnare a questo stato di cose, perché se è vero che per anni ci hanno raccontato che questo stato di cose era lo stato di cose naturale, dovete farvene una ragione. Se lavorerete sempre di più, guadagnando sempre di meno, con sempre meno diritti, così va il mondo, ci dicevano. E allora siete chiusi e allora dovete trovare lavoro giocando a calcetto, perché poi chiaramente la meritocrazia vale solo quando ci piace. E allora dovete adattarvi a questo stato di cose. Allora io credo che noi invece dobbiamo iniziare a dire molto chiaramente che non solo non ci adattiamo a questo stato di cose, ma stiamo progettando un sistema alternativo a quello vigente. E io poi proseguirò, faccio una breve introduzione degli ospiti stranieri, ma perché abbiamo voluto così fortemente avere dei ragazzi dagli altri paesi d'Europa? Innanzitutto perché riteniamo che il dibattito pubblico in Italia oggi sia asfittico e anche, lasciatemelo dire, umiliante per le nostre intelligenze, perché il problema non può essere costruire un'opzione politica che si basa su geografie politiche con delle coordinate che tutto sommato la nostra generazione non dicono più niente. Io dico sempre sinistra è un richiamo identitario molto bello per alcuni di noi, che rimanda chiaramente a lotte operaie, rimanda ad un passato importante, ma che è oggi insufficiente. L'intero dibattito fra ricostruire la sinistra e ricostruire il centro-sinistra è un dibattito che non ci riguarda in un certo senso, perché alla nostra generazione questo tipo di geografia politica non racconta assolutamente nulla delle loro condizioni materiali. E per questo noi allora abbiamo tentato di andare un pochino più nel profondo dei cambiamenti che stanno avvenendo, e non volevamo farlo solo raccontandoli noi come possiamo fare, perché ovviamente essendo studiosi, studenti, ricercatori ci occupiamo spesso anche di questo, ma volevamo che fossero dei ragazzi che stanno vivendo quelle trasformazioni politiche e sociali nei loro paesi a raccontarci la loro condizione di vita e soprattutto come nel loro paese i giovani si stanno organizzando all'interno della famiglia progressista variamente detta, su questo dirò una cosa fra poco, per rispondere alla crisi. Ed è per questo che abbiamo con noi, io adesso ve li presento, ma poi dico due cose in inglese anche per loro, perché il poverino Tommaso sta traducendo, ma adesso cerco di venirgli incontro. I was saying that we are very pleased to have you with us, and we have with us Matthias Greinz from Austria. He's from SGO. He's the Young Association of the Socialist Party of Österreich, and they are from the Socialist family. And we have Marco Malibran from Podemos. He's from Barcelona, so he can tell us something about what is happening in these troubled times. I think it's pretty interesting to know. I think it's very interesting also to know how Ada Colau is dealing with all the situation there, because you know that Ada Colau is from Podemos and she has this little problem that is going on in her city. We have Oliver Hill from Momentum. He is from the Labour Party. And we are so happy to have you with us. And Baldo was telling us this morning that he's trying very hard to have Jeremy Corbyn in Florence. So whenever you feel like you can send him the invitation, we will be very pleased to have you with us. We have, I don't know how to pronounce it in Greek, but it's George Tavularis from the Youth of Syriza. And Leona Kaminski and Martin Adrians from Die Falken, they are from Germany. Che dire quindi? Perché li abbiamo voluti così fortemente con noi? Lo dico prima in italiano e poi lo dico in inglese, così lascio a loro la parola. Perché se quello che vi ho raccontato prima, questo piccolo aneddoto, ha un senso, il senso è che il valore della solidarietà, che è scomparso dal dibattito pubblico, così come hanno fatto scomparire lo scandalo appunto delle disuguaglianze, è ancora qualcosa su cui noi vogliamo investire per il futuro.
altro, perché il valore della solidarietà è quello che ad esempio in Italia ha permesso di scrivere l'articolo 3 che dice che la Repubblica che deve rimuovere gli ostacoli. Il valore della solidarietà è quello che tiene insieme le società e, come diceva Polanyi, le società che si fondano sul profitto e la concorrenza sono innaturali e si può rispondere in due modi a questa innaturalità e all'insicurezza che generano le società basate solo su principi economicistici e sulla lotta di tutti contro tutti. O con lo Stato sociale e quindi con degli investimenti che investano appunto sulla coesione sociale, su quella Repubblica che deve rimuovere gli ostacoli, oppure si risponde a destra e si cerca protezione nell'estrema destra e in tutti anche i rigurgiti che ci ricordano anche i momenti veramente bui della nostra storia che stiamo vedendo in tutta Europa. And therefore I was saying that we are so pleased to have you with us because we believe that we are facing a very troubled times for the progressive family as we are in between, I say, two kind of rights, right wings, and as Nancy Fraser said it, we are left with the option choice in between progressive neoliberalism and reactionary populism, and we would like to address our international comrades to ask them what are the conditions of the youth in their countries, especially with regards to the labor rights and the labor possibilities from young people. But also it's very interesting for us to understand how we can work together to break this dilemma in between these two right wings and build a new progressive internationalism which goes beyond the European socialist family with all the mistakes they made, but also beyond some kind of left just for the testimony of some values, because we really need to change the system, and we are very involved in the process of trying to do that. So I will leave the floor to Matthias Kainz, and you will be kind of surprised because he's from Austria, but he's speaking to us in Italian. Grazie per la introduzione. Tanto che fare questo discorso in italiano. Prima voglio ringraziare il Petit Rossi a organizzare questo evento, è veramente impressionante come lo avete fatto, in particolare a Giulia e a Rosa per tutto il lavoro che è dietro di quello. Grazie. E anche è un onore stare qua con la Fondazione del Circolo dei Fratelli Roselli. Io ho lavorato nella casa di Anna Frank per un tempo, essere in uno spazio dove vediamo che viene, se noi non riusciamo nei tempi e momenti storici, è molto importante per me. Sono parte dei giovani socialisti in Austria, siamo abbastanza indipendente del Partito Socialdemocrata di Austria, e anche sono parte del presidio di UCI, che è l'organizzazione mondiale dei giovani socialisti. La situazione in Austria è differente dalla situazione in Italia, in particolare il problema della disoccupazione, di quale abbiamo parlato molto nella mattina, non è grave come qua. È una realtà politica differente. Noi avremo un governo nuovo in poche settimane e penso che le cose saranno molto più peggiori che prima, che e come lo abbiamo conosciuto. Possiamo parlare di questo più dopo. Io ho visto oggi nella mattina alcuni numeri della disoccupazione come era nell'anno 2016. Penso che nei prossimi anni alcune cose cambieranno, perché già sappiamo che il prossimo governo voglia togliere dei programmi contro la disoccupazione. Ma in 2016 abbiamo avuto 11,6% di disoccupazione dei giovani. Questo non magari sembra tanto, ma ci sono molte persone in strutture dove non si vedono dentro dei numeri, ma ci sono, e la disuguaglianza c'è.
C'è una disoccupazione totale di 6% in Austria, che neanche è tanto, e quando si vede ma chi sono i disoccupati abbiamo grandi differenze. Alcuni li hanno discutato oggi nella mattina, tra le persone che hanno solamente una educazione primaria abbiamo 13.6% e le persone con una formazione terziaria sono 3%. È una differenza di più di 10%, e dentro di questi gruppi una persona che non è nata in Austria, che non parla il tedesco come prima lingua, sono in situazione peggiore. Se noi parliamo adesso che questa disoccupazione che esiste qua, di giovani che hanno studiato varie carriere dentro dell'università, non lo abbiamo tanto in Austria. E per quello anche per me è difficile parlare della situazione dei giovani, perché i giovani sono un gruppo molto, molto diverso. Ci sono i giovani che sono i proprietari di domani, e molto spesso i disoccupati, i giovani di oggi sono i disoccupati adulti di domani. E in tutto questo noi abbiamo un grande problema dentro del nostro sistema di educazione. Noi abbiamo i giovani con 9 anni, dipendendo ai noti che prendono dentro della scuola, con 9 anni, in due differenti sistemi di scuola. Uno che molto probabilmente la gente riescono a studiare nella università, e gli altri no. Siamo come Austria, uno dei paesi dove l'educazione dei genitori è molto importante per l'educazione che possono avere i bambini. Ma abbiamo tutto gratuito, abbiamo l'università gratuito, abbiamo una borsa per tutti gli studenti, ma vediamo che questo è troppo tardi. Il problema comincia molto prima, e questa era una cosa che noi abbiamo voluto fare come giovani socialisti per molto tempo. Il nostro partito non ha visto che questo deve essere una priorità, e nei prossimi 5 anni non c'è possibilità che questo avviene, ma questa è una delle cose che è molto, molto fondamentale in riprodurre le diseguaglianze dentro di Austria. Anche c'è una grande differenza della disoccupazione delle persone che sono nate in Austria, che è solamente il 4.9%, e delle persone che sono nate fuori di Austria, che hanno un'alta nazionalità, che è quasi il 14%, e questo sono persone che in realtà hanno migliori possibilità che la seconda generazione, di quale anche abbiamo parlato oggi, che è il gruppo che è più marginalizzato in molto senso, in particolare anche per questa cosa della identità. Continuando con la questione di chi parliamo, se parliamo della disoccupanza dei giovani e se parliamo della situazione dei giovani. C'è discriminazione, oggi abbiamo parlato di differenti forme che questa può prendere, e chiaramente le circostanze e le condizioni in quali i giovani si trovano sono in alcuni modi più deboli che gente che hanno una età o una formazione che li fa più stabile, ma lo che a me mi piacerebbe discutere anche oggi e domani sono le cause del sintomo, se diciamo, della disoccupanza. Dove viene la disoccupanza? Abbiamo visto che da 2008-2010 c'erano più disoccupati, questo è più facile di identificare da dove vengono questi disoccupati della ultima crisi mondiale, e l'austerità che è stato applicato in Italia e nel sud di Europa, ma anche nel nord. Ma ci sono anche meccanismi molto più potenti dietro di tutto questo, e io solamente voglio menzionare due adesso.
Una è la automazione, penso che questo non è un processo nuovo, abbiamo libri di 150 anni fa dove si scrive di questi sviluppamenti dentro della economia in quale abitiamo, ma ci sono più e più persone che devono trovare un lavoro che è poco specializzato, che sempre c'è meno e meno lavoro poco specializzato, anche per l'altro grande fenomeno che anche non è nuovo ma è sempre più veloce, la globalizzazione, che questi lavori se ne vanno e noi riusciamo con una situazione dove per alcuni è possibile fare tutto, prendere non so quanto soldi, fare una buona educazione, essere la elite che muove il paese, non lo so, è la grande maggioranza che non ha questa possibilità. Per noi come socialisti la questione non è fare le possibilità per qualcuno ma per tutti, e questo tutti è più e più impossibile, e penso che questo è un processo che va a continuare e va a fare le contraddizioni più grandi, e in questo io non so se anche vediamo ai paesi come Austria o Germania, dove ci sono molti più soldi fino adesso, vediamo che sempre molto meno possibilità anche per un governo. E io penso che questo, la meritocrazia o il neoliberalismo in questo senso, non è sostenibile, non funziona. Se la maggioranza della gente perde, se la maggioranza della gente è sempre ogni giorno più insicuro, noi sappiamo che passerà in questi momenti, e stiamo vivendo una crisi di egemonia politica enorme. Ci sono i sintomi, no? C'è Brexit, c'è The Donald, no? Queste sono cose che passano e che possono passare perché è un mondo dove le istituzioni che noi abbiamo avuto per molti, molti anni non ci sono più. Questo magari è un buon luogo per ricordarvi che passerà se noi non siamo qua quando un mondo vecchio muore. Noi non possiamo perdere un'altra volta. In questo punto la globalizzazione, l'automazione che sono passando hanno cambiato le relazioni di potere, fondamentalmente. Noi, e Piketty lo scrive molto buono nel suo libro, che è passato negli ultimi 30 anni, ma questo è una relazione reciproca con la concentrazione di potere e di denaro nei 0.1%. Noi lo vediamo. E se parliamo del potere dei multinazionali, ma chi sono i proprietari dei multinazionali? E un multinazionale non pensa da solo, no? Il multinazionale ha i suoi proprietari, c'è cioè nella borsa, e se lui non fa dei profitti, ci sono gli altri che lo fanno. E in questo io vedo che noi dobbiamo pensare in queste relazioni di potere, noi dobbiamo cambiare queste relazioni di potere. E qua sono con Rosa, questo è da fare. E noi non è da sapere alla fine che noi lo abbiamo saputo migliore, ma di cambiare. Questo è una cosa che non possiamo fare solamente a un livello nazionale. E per quello penso che i momenti come questi sono così importanti, perché comunque la realtà politica è differente nei nostri paesi, le limitazioni che noi vediamo, e anzi se prendiamo il potere, se vinciamo le elezioni, abbiamo un compagno di Sirisa qua, vediamo che è possibile dopo, e la resistenza che c'è se qualcuno lo vuole fare la differenza. E per quello 150 anni fa era chiaro che la internazionale è nel centro della sinistra, che abbiamo un sistema economico globale, che abbiamo bisogno di un'organizzazione di sinistra globale. Penso che il mondo sigue siendo globale e l'economia
Questa è una cosa, in cui penso che viene troppo spesso secondo, e per quello anche le discussioni che sono passando qua sono così importanti. E per ritornare alla disoccupazione dei giovani e alla disoccupazione in generale, alcune soluzioni che noi stiamo discutendo o che, per le quali noi stiamo lottando, e cambiare queste diseguaglianze che abbiamo dentro del sistema di educazione, perché trattare qualcuno uguale, non cambiare la diseguaglianza che già esiste. Secondo, grandi investimenti. Questo non è passato fino adesso, noi adesso vediamo che non siamo più in crisi, ma l'austerità non ha servito per nulla, in l'opposito. E la terza cosa, che noi vogliamo il lavoro per tutti, è un mondo dove sempre più automazione è fondamentale, che questo chiesto a un compagno produce la riduzione di orario dell'orario di lavoro. Con lo stesso salario. E questa è l'altra cosa, perché non è solamente il lavoro, ma anche è la distribuzione in cui dobbiamo pensare. Queste sono le cose in cui li vediamo adesso in Austria, ma ho voluto farlo un po', perché Austria è anche un paese molto piccolo all'estero, e la situazione internazionale. Vi voglio ringraziare un'altra volta per il mio contributo. I would like to ask Oliver to join us, and I will just say something like a quote from Jeremy Corbyn, because we were so amazed. You know that the Italian political debate is unbelievable, because nobody would say something like, regardless of the result, our campaign changed the politics for the better. And this is the whole point of our struggle and of our trying to keep us, the young people, thinking big and not thinking small. So thank you very much for being with us. Me. I think it's really, really important what you're trying to do here. Obviously, am I on? obviously, we are in a fortunate situation in the UK. We have a much less fractured left. I think the left is at its most unified point in the UK as it has been in a long time. But the project in Italy to build a multi-tendency open forum for young people on the left to come and discuss seems to me to be absolutely necessary, and I just want to give my absolute best wishes on behalf of everyone at Momentum for what you're trying to do. So I'll start off just briefly trying to outline the situation in the labour market and in society for young people. I'll try not to dwell too much on the facts and figures, because I think you'll hear quite a lot of national statistics today, which you may then go and forget. So I'll try and get through this quite quickly, and then hopefully I'll be able to have some slightly more political comments about the broader situation with the youth. Unemployment, youth unemployment in the United Kingdom is approximately 12%, which is, you know, lower than the European average, but not by a significant amount. I think that figure masks actually a huge degree of complexity about the way the labour market operates. What is certainly true is that there has been a huge proliferation, it's a very big political issue, in the last few years of what are called zero-hour contracts. I don't know if they're even legal in some of the countries represented here today, but they essentially are not contracts. They are,
you are count as employed if you have a 0 hours contract, but you are expected to be available at any time. You are not guaranteed any hours. You do not know which hours you are going to work. You literally have to wait until you get a phone call or a text the night before your shift to tell you if you're going to be working the next day. It's impossible under these conditions for people to know what their income is going to be monthly. It's impossible for them to live normal social lives. And there are, you know, hundreds of thousands of young people, often very well qualified, who are stuck in a underpaid, totally insecure labour market, floating on a 0 hours contract, maybe multiple 0 hours contracts at the same time. And of course they are not unemployed, but they are certainly not employed in the way that we might want them to be. So I think there's, you know, it's a great deal of complexity. The quality of jobs is decreasing. There's been a marked shift towards service jobs, jobs in the hospitality industry, so hotels and restaurants that do not provide anything like the level of progression, skills that a manufacturing job or an industrial job or even a traditional white collar job would give people. The government policy has been over the last 10 or 15 years to encourage up to 50% of young people to go to university, which as far as the education it provides to young people is a very noble aim, but the, you know, the result of that has been, number one, that there is a huge imbalance in what people are qualified to do. I think there was a mention in the session this morning about graduates not being able to walk into the kind of jobs that they have been able to in the past. That's absolutely the experience we have in the United Kingdom. But of course, we also have debt attached to that. Most university courses in the United Kingdom will cost in excess of €10,000 a year. And you have the majority of graduates leaving with more than £30,000 of debt just from their 3 years of education. When they graduate, not only is the labour market a very difficult place for them to be, in many parts of the country, the housing situation is absolutely diabolical, especially in London, but across the southeast, actually, there is a chronic and acute shortage as well of one and two bedroom properties, and the government has completely abdicated its responsibility as a house builder, which has led to land banking, very, very inadequate supply of housing, and with the changing demographics of the country, you will find that in many places, the young are typically spending over one third of their post-tax income on rent, which compares with 5 to 10% of income that was spent on rent post-tax for the same age group in the 1970s. So we've gone from 10% of post-tax income going on rent for young people in the 1970s to about 35% now. I personally have, I live in London, about 50% of my post-tax income goes on rent immediately, it just disappears. And the corollary of this has not only been that people cannot, and in Britain this is a major this is a major issue because owning a house has long been a key political policy goal of successive UK governments, for good or for ill, that has been the case. No young people can hope to own a house. If you're not earning in the top 5% of wages, it's an impossible dream. You cannot save enough money. You cannot save money for you know, pensions, which are pretty much non-existent. The normal expected progression of young people's lives has been totally interrupted on almost every level. A further result of this has been that homelessness has been hugely and visibly on the rise. The number of people who are on the street is plainly you know, increasing exponentially to the point where it's extremely obvious to people. And I think that's a major source of anxiety, actually, amongst people, is to see a phenomenon that was very, very rare in Britain until recently, is to have street homelessness, and that's a very, you know, very visible outcome of the current crisis.
150,000 young people every year approach their local authority to try and sign themselves up as registered homeless at the moment, which is an unprecedented number. There are huge regional imbalances amongst that. You know, that 12% figure I quoted is highly, highly regionally imbalanced. In London and the South East, it's relatively low, but many parts of the country, you're seeing whole towns and cities where the youth are moving away as soon as they possibly can, if they can afford it, which is leading to a kind of demographic and brain drain that has in the past to be confined only to the very small rural villages, but now you're seeing whole metropolitan areas where significant portions of the youth are, there's just exodus in search of jobs, in search of actually entertainment, because in many places the exodus has led to a closing down of the kind of facilities that support young people socially. So the crisis is widespread. And it's perhaps deeper than some of the headline statistics would suggest. And it's reaching beyond just the most marginal. We're not talking about the desperately poor here alone. We're not talking about those who are, you know, really on the front line of being able to eat. This is a widespread issue. This is previously comfortable structure of society in the middle class who find that their children have gone to university, racked up huge amounts of debt, and simply not able to live the lifestyle that they were expecting to live, and there's discontent therefore spreading into sections of society that you haven't seen it before, and that's translated into national politics with voting patterns. In the last general election, a lot of sections that are not traditional Labour voters simply dissatisfied with their life prospects and coming to realise that government cuts are not going to produce, in the case of just a few more years of pain, you know, we're not going to get out of it, and it's going to be milk and honey. It's quite obvious now that this is a bedding down of a future economic system. So those are some of that's sort of an outline of the situation. But I think what's important to think about here is what this means. What this means culturally, and what this means with regard to the attitude that young people take. Depression is the condition which is the most treated by Britain's National Health Service. Out of all conditions, depression is the most treated. It's affecting more and more young people and at a younger and younger age. Educational learning difficulties are on the rise as well. Attention deficit hyperactivity disorder is rampant, and there is an ongoing process whereby these problems are in effect privatised. Okay, they are blamed purely, and this is not to say this is no element of this, but they are blamed purely on individual neurology or family background, and there is absolutely no space in the conversation for a question of a social systemic causation for these problems. There's no linkage there at all. And I think we're getting to a point where being a teenager or being a young person is close to being defined as a medical disease. Okay. and I think the aim of this organisation and our organisation and the youth across Europe is we have to break through a kind of depressive hedonia, where there's a sense in people's lives that something is missing. You know, maybe in the past it would have been religion, who knows. You know, something is missing, and it leads to an inability to do anything really except pursue hedonism when you can afford to do it and work a job you hate when you can't in order to afford to do it. And the aim has to be for us to show that meaning in their life can be accessed beyond the drive for immediate pleasure. And this seems like a very kind of abstract point, but actually if we're trying to activate young people and get them involved in politics, this is the first problem that we confront. I think trade unions and the left traditionally have been slow to react to the changes in the shape and nature of class society. I think that they still work on the model of a Fordist mode of production, okay? And
the focus is on a kind of worker prisoner who is faces discipline from a boss and is oppressed in that way. But in reality, that is not the actually really doesn't closely describe the reality felt by a lot of young people, which is closer to the idea of a debtor or an addict who's not controlled by a sort of monolithic oppressive figure, but is controlled by the imposition of flexibility and debt and consumerism. And apparently these are all things where we have free choice. We have free choice if you can work this job or not. You don't have to work this number of hours. Or you can choose to take a loan. Isn't it fantastic? Look at all these different consumer items you can buy. And in fact, it is these very choices that are enslaving people. It is exposing this fact and being able to convert that into a powerful political project that is all of our mission across Europe. And fundamentally, we are facing a problem of kind of reflexive impotence, where young people know that things are bad. In many cases, they sort of even know why things are bad, but they also have learned that they can't do anything about it, and that politics won't do anything for them. And so that apparent knowledge that they have that they can't do anything about it creates a kind of cynical distance, feeds into the depressive anomia problem, and it leads to a point where it's a self-fulfilling prophecy, as we're all perfectly well aware. But without wanting to come across too doom and gloom, this is exactly the situation that we, this describes perfectly the situation that we have been in the United Kingdom for a long time, until about 6 months ago. Okay? And no matter how frustrated you might feel with your fellow young people in your country, no matter how hopeless the situation may seem, that they will never wake up, and that, you know, it's impossible. I mean, we almost end up in we're essentializing people and believing that they're incapable of waking up. The things that I now experience frequently with young people, and the interest they now have in politics in the United Kingdom as a result of the recent events, is something which I would never have believed. I mean, it simply is beyond the realm of what I would have thought possible in such a short space of time. One of the most phenomenal turning points, I think, symbolically, of the general election we've just had was where Jeremy Corbyn had a big rally. Actually, no, that's not true. It wasn't a rally. It was a gig. So it was a gig of a kind of punky band, right? With a social base that is primed for cynicism, right? Primed for fuck you. Excuse me for my language, but you know, I don't care. You know, kind of thing. You know, Jeremy Corbyn has, through good relations with this band, they led him on stage, he gave a short, unspectacular speech, and halfway through it, people started chanting his name in a football stadium. Yeah, it wasn't a big one, but it was a football stadium, right? And these mass of anonymous youth who've never believed in anything, all of a sudden felt comfortable chanting somebody's name, and it's taken off, and it's become a kind of cultural signifier. And you can go to a nightclub now, and about 50% of the time, if you go there at some point during the night, especially if there's lots of students there, but elsewhere as well, someone will start off this chant, and everyone will join in. It's absolutely bizarre. And I just want to say, none of us quite understand exactly how this has happened. but that's okay, because I don't think it's going to be the same everywhere. There's not a blueprint that you can just lay down. I mean, I think there are certain things that can be learned from you, certain things to do with political strategy, which are certainly generalizable. But there will be different challenges and different necessary cultural advances made in different countries. I just want everyone here to really believe, as you go forward tomorrow, if you're in Petri Rossi and you go forward to your Congress tomorrow, to really believe that actually
no matter how much you get frustrated with the situation you're in, the potential is there, okay? And if you keep at it, things will change, and we are desperately keen to work with as many people as possible in doing so, and just, you know, optimism of the will and also optimism of the intellect. Thanks, Oliver, to be here. Just a few words to welcome you guys here, and obviously we will now turn on in Italian because we have also other guests, and then maybe we can go in pair, now one foreign and one Italian, to give anybody the chance to understand the European, right? Anyway, also you pointed some words in your speech. There is a decrease of quality in the job. You talk about depression, quindi lui ha parlato di depressione, di una diminuzione sostanziale della qualità del lavoro. Quindi una ancora una volta, once more, there is a line which is connecting, jointing the topics of many of us today. And in my opinion, it is the policy, the loss of policy. You are fortunate to have somebody like Jeremy Corbyn, we think, and we also look forward having some leaders valuable like him. E quindi gli ho detto che siamo appunto anche noi in attesa di leader validi come Jeremy Corbyn. Io vi faccio un endorsement a Valdo Spini. Valdo Spini, Oliver, and you guys is as you surely know, is a valuable minister and deputy since long time. He is a real socialist from the heart. And in this moment, I think that starting from the many problems and issues that are in Europe, which are common over many countries, I think we have to make a call to the right politicians. Politicians who really take care of the countries, of people, they don't stay in their room, and people can feel close to their problems. I think this is the goal and the challenge of the politics today. Quindi politici come Baldo Spini, come Jeremy Corbyn, persone che hanno dedicato la loro vita al socialismo vero, sono in questo momento fortemente chiamati a non essere relegati alle categorie di rottamati, per non usare un termine a me assolutamente improprio, in cui sono stati a volte relegati. Stessa categoria dall'altra parte in cui vengono chiamati bamboccioni, i giovani che però poi realmente non sono coinvolti nei problemi della politica se non in qualche tweet, in qualche slide. Io mi permetto di rubare solo qualche altro minuto per dire che oggi abbiamo sentito parlare di tantissimi temi molto, molto interessanti. Credo che il problema della crescita e del modello sociale, quindi della tipologia di modello che si sta affermando in Europa, anzi che ha deflagrato in Europa, sia fondamentale in questo tipo di analisi. Io credo che si debba partire da lì, Rosa, ti darò a brevissimo la parola facendo solo una valutazione. Se non vediamo da parte della nostra classe politica una volontà vera di ridare allo Stato il ruolo fondamentale di gestore dell'economia e della finanza, tutte queste problematiche che abbiamo visto oggi nei più disparati interventi non avranno chance di essere risolte concretamente. Lo Stato deve riprendere la supremazia sulla politica, la supremazia sulla finanza, e ritrovare il suo ruolo fondamentale all'interno come risolutore di problemi. È chiaro che per fare questo anche l'assetto europeo deve essere rimesso in discussione, ed è per questo che è importante che oggi siamo qui a evidenziare come sia un minimo comune denominatore la disuguaglianza fra i vari paesi. Che cosa succede fondamentalmente in Europa? In Europa si è rinunciato, e questo io vorrei buttarlo qui sul tavolo come tema di discussione, si è rinunciato agli investimenti, fondamentalmente, e quindi siamo tutti ostaggi di una impalcatura istituzionale europea che fondamentalmente non permette di dare vita a questi investimenti, in quanto la finanza, Oliver, I cannot translate, but I'll pretend I understand. Rosa will
comunque quindi il problema è un problema europeo ed è giusto che questo convegno abbia appunto questo tipo di approccio. Restituisco la parola a Rosa in quanto credo voglio dare la parola a un altro ospite europeo. Sì, infatti l'annuncio tecnico dobbiamo un attimo stare. Vabbè. But we can go on. Andrea was talking about the fact that the issues we are facing are all European issues and that the European Union has been widely discussed. Also with regards to labor rights and what happened in the last few years with austerity and so on. So I would like to ask our comrades from Syriza, George Savularis, if he can join us and tell us something about his country and what happened also. I will just add one thing that I really believe that if we are doing what we are doing, and what we are doing is trying to be optimistic, as Oliver was advising, is because we really believe that what happened in Greece should never happen again to anybody. And if profit is something that goes against the interests of a country, or the interests of democracy, the interests of the people, we cannot allow profit to be more important than human lives. So thank you very much for being with us. First of all, thank you all. It's very encouraging to see you guys that actually there are groups that are eager to get together and fight alongside with everyone in Europe and of course with Syria and Greece. So, okay. The example of Greece is very inspiring of what is going on. What will be the stages after a political group of the progressive family of the left or the socialist when it takes power. But what is about power, you know? The elections are not everything. It's not the end of this adventure. And we can say surely that in Greece that the elections was probably the beginning of a new era of politics. How it starts from the bottom of society to the upper level. So our experience say that European matters, or in a globalized environment, European matters and local matters are probably the same. And we cannot say we have a formula, but we're trying to find solutions by facing any matter, you know, day by day and month after month. So neoliberalism managed to turn this so-called economical crisis at an opportunity to devastate what's left from labor rights all of these years. We consider unemployment as a great tool to manage to oppress all these reactions. And unemployment works as you know, a paralyzing tool to any attempt to organize and fight against the system. Unemployment works more like a blackmail. When you have all this, you know, insecurity of what is going on to your future, you don't have the time or the means to reconsider your situation inside the society, and of course you feel weak to fight the real problems, you know, to face the real enemy, if we can name them.
So the attack on the youth rights was planned many years ago, around 2007, when the neoliberalists tried attempted to pass some educational reforms in the universities, and when these attempts were actually answered by students' movements, we had the very first the very first proplasma of what came next. So we have to consider what happened in Greece before the elections and the Syriza wave that came. We have to see that youth in Greece was the reflexes was very high, because they had, you know, the opportunity to find a radical movement inside the universities, but and after indignados in Greece, Yavanakismeni had a great first reserve in order to start. After after all these years, I think it's a great experience that we unite the left tradition with the losers from all this crisis. So this that was how Syriza was born. I would say, after all this, because I can say so many news about the unemployment in Greece and our educational system, etc. But as you know, we have to treat the wounds that all these governments left behind. So we're trying to make things more likely before 2010. We're starting to a point that you cannot think about Greek labor market as a normal situation. It's not normal, not even from. It's not normal even for a European country. In Greece, women get fired because they are getting pregnant. In Greece, people who aged under 25 take half the wage of people that are more than 25. The situation is like a jungle. We have three duties we consider duties as a series of youth in order to unify what's left of Greek youth, because we have a great problem, a great trouble with immigration, precariousness. We consider that a triangle. Precariousness and low wages leads to immigration. We have like 400,000 people, high educated, scientists mostly, that are immigrating Europe and America. So the big part of youth is going out of Greece. So this is the biggest problem. We have no audience to demonstrate our ideas. We cannot unify the worker with the unemployed to a common goal, and that's why fascism is getting that's how neoliberalism is feeding fascism, when it separates working class from proletariato with precariato, for example. When he separates the immigrant from a third country with indigenous and etc. I think that the first duty we have is to
to push people to lure youth back to politics, to the political arena, because after all this experience of 2015, we can see easily that people is retreating from politics. They are not, they are disappointed, and they are trying to find a way individually rather than joining organization or thinking about themselves in groups. So the second right is to the second duty we have is to stop immigration. But what we can do about the wages and about all these things? We can at least, if we can not share so much the wealth of the country, we can share the power. We have to reorganize youth in unions. We have to make some reforms about the negotiations. I don't know the word negotiation. The national. No. Between the bargains. Yes. It's called the collective. Okay. Yes. Okay. Of course, we have to make something like a Magna Carta for the youth rights, a list with some things that we think about. It is the list that we should begin with. The third is to put some barriers to the ongoing fascism that you know. Fascism is spreading so much inside the society. It's not a problem of one or another group. Even if we jail all the Golden Dawn members, in the end we have fascism inside the society, because people is starting to think like that. They're starting to blame the weak instead of the powerful. So. The ongoing fascism can be stopped only by solidarity, only by struggle, only with if we can be united rather than blame one another. You know, I believe that either ways, Greece would be an example. If we lose, we will be an example for the reforms that will be attempted in Europe. If we win, we will be again an example of what we can do. If we can be active and rather challenge the hegemony of neoliberalism rather than explain to ourselves why we're in that situation, or why we cannot reorganize the progressive powers in one cause. From my point of view, okay, I am optimistic because I have seen what is impossible for one day would be so easy to do it the next day, you know. We were when CISA was founded, it was 13 organizations and parties that formed CISA. So we were around 3% in elections of 2009, and just like that, we were in the position to challenge a system built for 40 years. So we have to encourage people attempt what we can will to consider to be impossible, because I think our duty is for the difficult times, not for the times of prosperity. We have to give solutions in a more easy way. I think this is far right's
advantage. They give easy solutions for everything. They have, they don't speak with manifesto or something like that. They give easy solutions. Okay, thank you everybody, and thank you, George. I was deeply hit by your neoliberalism is feeding fascism. It was great. And anyway, you spoke about solidarity, and that is very important. George ha fatto un bel discorso, ha parlato di neoliberismo in una situazione greca che purtroppo la Grecia, io penso, sia stato il paese più piccolo e che abbia fatto un po' da esempio come i mercati abbiano fondamentalmente regolato e si siano appropriati di una funzione che avrebbe dovuto avere nelle mani la politica. Sono stati spinti quasi fuori dall'Unione Europea e vorrei ricordare che non hanno avuto il vantaggio di poter beneficiare del quantitative easing. Probabilmente semplicemente quella misura avrebbe permesso alla Grecia di risolvere molto prima i loro problemi. Quindi c'è stato un grandissimo una grandissima lack of solidarity, and so in spite of all your speech you are optimist. In tutti i casi lui è ottimista, quindi io credo che questa sia una prova superba di politica. Thanks so much, George. E dalla Grecia passiamo a Piazzola del Brenta con un ex sindaco, un compagno, Renato Marcon, che ci parla appunto della sua esperienza. E ti cedo volentieri il mio posto, vieni Renato. Rispetto anche alle relazioni che abbiamo sentito questa mattina, e intervengo in qualche modo per contraddire il titolo di questa giornata, e mi spiego però, nel senso che dal mio punto di vista non è solo lo scandalo dei giovani, ma è che non investendo sui giovani si fa un danno all'intera comunità nazionale e internazionale, e cercherò di spiegare brevemente con alcuni flash un perché. Brevemente comunque, quindi rassicuro tutti. Esordisco citandovi una vignetta che ho visto questa mattina, forse non sono stato l'unico su Facebook, non so se sia stata rilanciata da qualche giornale, laddove viene riportata l'immagine dell'Italia come era fino a qualche anno fa e come è oggi, di fronte ad un'opera pubblica, tipo la pavimentazione con i ciottoli di una piazza. La prima parte della vignetta riportava l'Italia di qualche anno fa, dove c'era il lavoratore che metteva giù i ciottoli e c'erano al suo fianco o davanti un gruppo di pensionati che guardavano questo lavoratore che metteva giù i ciottoli. Questa era l'Italia fino a 10 anni fa, facciamola così per schematizzare. E dopo sotto c'era la vignetta dell'Italia oggi, e cioè un vecchietto che mette giù i ciottoli sulla piazza e un gruppo di giovani che lo stanno a guardare, perché questa è la realtà di ciò che è avvenuto negli ultimi 10 anni. Tanto nel privato quanto nel pubblico. Dopo io vi porto la mia esperienza nel pubblico, visto che da oltre 20 anni lavoro nei comuni. E cioè, con il blocco dei pensionamenti c'è stato anche il blocco delle entrate nel mondo del lavoro, e questo, che nell'immediato qualcuno l'ha visto come un risparmio di spesa, in realtà sarà un danno che pagheremo negli anni e anche con gli interessi. E vi porto qualche esempio, appunto perché in questi anni al centro dell'azione politica non è stato messo il lavoro, ma è stata messa l'economia, la necessità di dover necessariamente appunto risparmiare soldi. Quello che sostengo io è che nell'immediato hai risparmiato soldi, ma poi sono cose che pagherai appunto con gli interessi. Perché? Perché non è stata vista o non è stata fatta una politica del lavoro, lasciatemi passare il termine poco elegante, a 360 gradi. Si è visto il lavoro semplicemente come prestazione e pagamento, separatamente si è vista la politica scolastica e formativa, separatamente si è vista la spesa pensionistica. Invece, se parliamo di politica del lavoro, dal mio punto di vista, dobbiamo vedere tutte e tre le cose messe assieme. Vi porto appunto qualche esempio rispetto
a un settore che in qualche modo conosco, visto che da oltre 20 anni lavoro nei comuni, oltre che essere stato per una decina d'anni anche sindaco di un comune di 12.000 abitanti. Vedete, io quando ero sindaco, per evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi, ho scelto di lavorare lontano da casa, a oltre 50 km. Comune di Este, lavoro, un comune di circa 100 dipendenti. Ebbene, dal 2008, quindi sostanzialmente da 10 anni, in questo comune, come in tantissimi, o quasi tutti i comuni italiani, come in tanta parte della pubblica amministrazione, prima Rosa ci ha portato la sua esperienza di un concorso di 3 posti con 300 candidati, ebbene, negli ultimi 10 anni non sono state fatte assunzioni sostanzialmente negli enti pubblici. Peraltro questa mattina il professore che stava seduto su questa seggiola ci ha raccontato come, al di là dei luoghi comuni, al netto della spesa per gli interessi e per le pensioni, la spesa pubblica italiana sia molto al di sotto della spesa pubblica in tanti altri paesi europei, e in particolare la spesa delle pubbliche amministrazioni, dipendenti e via discorrendo. Che cosa comporta questo, tornando alla mia esperienza? Che visto che non sono più sindaco del mio comune, qualche tempo fa, esattamente un anno fa, ho fatto una selezione per avvicinarmi a casa, ad un comune più vicino a casa. Ebbene, dal 27 di gennaio, quindi quasi da un anno, io lavoro in 2 comuni, perché nel comune di Este, dove ho lavorato per 12 anni, ancora non sono riusciti a sostituirmi. Ma nel nuovo comune dove sto lavorando, mi hanno già detto se dal 1° di dicembre sono disponibile a collaborare anche con il comune Alato, perché nel comune Alato la responsabile dell'area amministrativa, la mia omologa, andrà in pensione e non sono in grado di fare un'assunzione per sostituirla. Ma siccome un po' di rapporti in questi anni li ho coltivati, non vi nascondo che 2 segretari comunali mi hanno chiesto se almeno un giorno alla settimana potessi andare a dare una mano in quel comune. Ecco, io non sono mandrake, non sono nemmeno un chissà quale manager pubblico, sono un lavoratore che cerca con impegno e dedizione, perché credo che il lavoro sia anche un modo per realizzare la propria personalità, cerco di impegnarmi appunto nel lavoro. Però voglio dire che cosa? Voglio dire che questo blocco delle assunzioni, che in maniera sciagurata è stato posto in essere negli ultimi 10 anni, sostanzialmente ha impedito la possibilità di un ricambio anche nei ruoli di responsabilità, perché anche nella pubblica amministrazione, come in qualsiasi altra situazione, nessuno, come si dice con una frase fatta, nasce imparato, ciascuno deve seguire un percorso formativo e per l'assunzione progressiva di responsabilità. Le persone che già da 20 anni lavorano in comune e mai hanno voluto in questi 20 anni assumersi una responsabilità, o non hanno, o per motivi diversi non hanno avuto l'opportunità di seguire un certo percorso formativo, non possono oggi dalla sera alla mattina diventare tra virgolette capi o capetti. Allora la mia lettura è che è stato fatto un danno che pagheremo negli anni, in questi anni, proprio perché non sono state assunte, non sono state inserite nuove persone. Vi porto altri 2 flash di esperienze personali. Io nel comune di Este, 100 dipendenti, ripeto, sono il responsabile dei progetti di alternanza scuola e lavoro. Quindi ogni anno seguo dai 25 ai 30 studenti di superiori e università. Sapete che alle superiori da un paio d'anni l'alternanza scuola e lavoro viene fatta anche per chi ha appena terminato il 3° anno, mentre prima c'era solo per chi faceva il 4° anno. Ebbene, il fatto che, lo diceva un po' Colla questa mattina, queste cose non vengano, come dire, contrattualizzate, non ci sia la possibilità di negoziare le condizioni alle quali devono sottostare queste esperienze, fa sì che cosa? Che la gran parte di questi studenti, che vengono anche con buona volontà in comune, sostanzialmente vengono utilizzati nel mio settore, perché in qualche modo ho indotto alcuni miei collaboratori a essere sensibili all'argomento, ma c'è tutta l'area contabile e tutta l'area tecnica del mio comune che degli studenti dell'alternanza scuola e lavoro non ne vuole sapere, perché li vedono come un peso anziché come un'opportunità per far crescere delle persone. Allora io dico, se queste cose nei contratti aziendali, tanto nel privato quanto nel pubblico, ci fosse la possibilità di dire: bene, chi si impegna a far crescere dei giovani che potrebbero essere i nostri figli, perché questo dovrebbero capire tanti nostri colleghi di lavoro, e purtroppo non lo capiscono.
seguire un percorso formativo di crescita professionale a questi ragazzi, magari daremo un incentivo a fine anno, perché non è possibile che gli studenti vengano in comune e dalla mattina alla sera in molti uffici non sappiano che cosa fare se non navigare in internet. Questa è un'umiliazione per lo studente, non è un'incentivazione, non è un modo per far crescere nello studente la voglia di lavorare. L'altro esempio, dopo termino con gli esempi personali, autobiografici, è questo. Una ventina d'anni fa circa, io per conto dell'Istat facevo le interviste sulle cosiddette forze lavoro, e cioè si andava famiglia per famiglia, venivano estratte a sorte un certo numero di famiglie, a intervistare le persone, c'era un questionario stabilito, definito dall'Istat, e il rapporto che queste avevano con il mondo del lavoro. Fuori dal questionario, fuori dalle domande del questionario, quello che io ho riscontrato in tanti sessantenni, più o meno sessantenni, cioè persone che da 2-3 anni erano uscite dal mondo di lavoro, dove magari avevano anche avuto un ruolo di responsabilità, era l'amarezza di aver dovuto terminare la loro esperienza lavorativa dalla sera alla mattina senza l'opportunità di poter trasmettere, e cioè insegnare, una parte del lavoro che in tanti anni loro avevano, come dire, assimilato a dei giovani. Che cosa voglio dire? Che di fronte anche a problemi di disoccupazione giovanile potrebbe anche essere che in parallelo potrebbero esserci, non so, la butto sul tavolo così, una sorta di part-time per le persone che sono verso la fine carriera, una sorta di part-time per i giovani che stanno entrando nel mondo del lavoro, un affiancamento degli uni agli altri, in maniera tale che chi va verso il pensionamento, verso la fine della propria carriera lavorativa, abbia l'orgoglio e la soddisfazione di trasmettere le sue conoscenze ad un giovane, e il giovane abbia la possibilità di entrare con gradualismo nel mondo del lavoro. Anche qua, lo ha detto qualcuno stamattina, lo sottolineo anch'io, quando parliamo di lavoro non dobbiamo immaginare che ci sia solo lavoro intellettuale nel futuro in Italia. Il lavoro manuale ci sarà ancora, ed è importante anche che, almeno per chi si riconosce idealmente e culturalmente nella sinistra, venga, come dire, dato un significato nobile e importante anche al lavoro manuale, perché questa storia, anche questa degli ultimi 20-30 anni, per cui se fai un lavoro intellettuale sei una persona che vale, ma se fai un lavoro manuale sei una persona che non vale nulla, questo è un grave danno alla nostra società. Ecco allora che, per farla breve, io concludo con quale riflessione. Intanto, per chi non l'avesse letto, 2-3 anni fa è uscito, nel 2013 mi sembra, un libro di Mauro Panara, che molti di voi avranno diligentemente già letto, La malattia dell'Occidente, perché il lavoro non vale più, e ve la racconta per bene questa storia. Ma per chi, come Valdo Spini e altre persone qui presenti, io stesso, è cresciuto seguendo un determinato filone culturale, credo che non c'è nulla di nuovo da inventare. C'era un certo Riccardo Lombardi che diceva che dovremmo assumere il lavoro come variabile indipendente dell'economia, lavoro variabile alla quale piegare le altre variabili e renderle dipendenti. Invece negli ultimi 30 anni l'economia finanziaria è stata la variabile indipendente, ed è stato piegato il lavoro, il suo valore, la sua dignità, appunto sull'altare dell'economia finanziaria. Questo è il grave danno che è stato fatto, per carità, non voglio fare la storia del mondo, ma da Margaret Thatcher in poi, sostanzialmente, Ronald Reagan e via discorrendo. Il danno per noi che stiamo a sinistra è che a un certo punto, da Tony Blair in avanti, anche tanta parte della sinistra, compresa quella italiana, che voleva essere a un certo punto più realista del re, sono stati assimilati questi concetti che hanno negato la nostra storia e hanno quindi, come dire, interrotto in qualche modo il rapporto che molti di noi avevano con i lavoratori. Concludo davvero riportando, e quindi ti rassicuro, vedo che hai il microfono in mano, ma è un segnale che si capisce, sei un bravo moderatore, con un aneddoto che ho raccontato oggi a pranzo a Colla. Io 40 anni, nella vita capita di fare cose diverse. Io 40 anni fa facevo l'operaio in una fabbrica di capannoni prefabbricati in cemento. Eravamo tutti iscritti alla CGIL,
e io che ero un giovane socialista ero considerato un moderato perché gli altri erano comunisti, erano più a sinistra di me. Qual è la cosa che mi appareggia 40 anni dopo? Che in questi giorni su Facebook quei miei stessi compagni di lavoro li vedevo a sostenere e inneggiare il sì al referendum per l'autonomia del Veneto, nel senso che tanti che allora erano comunisti, lasciatemi usare questo termine, comunque che stavano a sinistra, oggi purtroppo votano Lega, proprio perché? Perché la sinistra nel corso di questi anni ha abbandonato, per un malinteso senso di modernità, ha abbandonato quelli che erano i fondamentali su cui poggiare la propria azione politica, cioè la centralità del lavoro. I discorsi usciti quest'oggi mi sembra che sia il comune denominatore di tutte le relazioni di questa mattina, ma anche degli interventi del pomeriggio. Vi esonero, non vi dico degli interventi in inglese perché io non lo conosco, ma intendo dire, la sostanza è questa: la sinistra deve ritornare a porre il lavoro al centro della propria azione politica, la dignità del lavoro, perché il lavoro è socializzante, tramite il lavoro che riusciamo a tenere insieme le persone. Se anche noi ci perdiamo dietro l'economia finanziaria, a quel punto tanto vale che lasciamo perdere il nostro impegno. Grazie. Un amministratore locale a un altro, Giuseppe Cerpone, che ci raggiunge da Fragola, consigliere comunale, grazie per essere qui. Ed è un pentito. Dall'esercizio della speculazione intellettuale a parlare diciamo dei grandi temi che si sono trattati, potrei parlare più semplicemente, più rapidamente e facilmente dei tombini, dei dossi, delle buche, ma mi asterrò. Siccome mi trovo qui davanti a una platea di giovani intellettuali, militanti, attivisti, cercherò insomma di rinunciare a quella filosofia della praxis che fu alla base degli studi giovanili di Carlo Marx e che poi cosa le fondamenta del pensiero gramsciano, per tentare di raccontare un pezzo di queste esperienze, di come, diciamo, nel contributo comune per la lotta per la redistribuzione della ricchezza e della conoscenza si inserisca la mia attività amministrativa. Anche un pochettino per uscire fuori dal cliché degli amministratori meridionali, no? Perché noi siamo abituati a pensare agli amministratori meridionali un po' da un lato con l'immagine di Cettola Qualunque e dall'altro con l'immagine di Peppino Impastato, cioè eroi e antieroi. E noi non siamo né eroi né antieroi, noi siamo uomini normali e semplici che hanno delle convinzioni solide e che, diciamo, per quanto ci riguarda, siamo pochi, soli, abbandonati, senza una casa, senza una cultura politica di riferimento. Cerchiamo di portare avanti le nostre piccole battaglie anche per i dossi, per le buche, e per i tombini rotti. E appunto io vengo da Fragola. Fragola si configura, per chi lo sapesse, con l'installazione della nuova stazione TAP che sono costate 70 milioni di euro, di cui c'è un gran parlare in questi giorni sui giornali nazionali. È uscito un articolo sul Panorama che inquadra questa struttura futuristica con questo trattore che passa davanti in mezzo alle campagne. E Fragola è la chiave, si configura, si prepara ad essere la chiave di volta d'Europa nel Mediterraneo, però vive di questi contrasti, vive di questo dualismo, vive di questo conflitto. Appunto, quando mi è capitato per caso, perché io sono diventato amministratore per caso, cioè un giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto Giovanni, che era insomma il primo eletto nella mia lista, si sta dimettendo, tocca a te. Io ho detto, vabbè, io avevo ancora una volta promesso a mia madre che avrei smesso di fare politica, mi ritrovo a fare l'amministratore locale.
E quindi la prima cosa che mi hanno insegnato quando ho cominciato a fare politica è che nell'esercizio del nostro potere, delle nostre funzioni, dovessimo ricercare e presidiare i luoghi del conflitto. I luoghi del conflitto intesi come i luoghi in cui la frizione tra capitale e lavoro assume una sua materialità, si materializza. E devo dire che Afra Gola su questo rappresenta un luogo emblematico, perché se da un lato c'è il trattore che contrasta, c'è la modernità che contrasta con l'arretratezza di una realtà non urbanizzata, non sviluppata, dall'altro noi abbiamo i più grandi colossi commerciali, Ikea, Leroy Merlin, la stessa Coop, la cui vertenza dei lavoratori nei mesi scorsi, perché poi noi diciamo la Coop, però poi ci accorgiamo che finita il contributo pubblico, il credito d'imposta, anche la Coop ha tirato i remi in barca. E quindi ci troviamo a configurare questo conflitto nelle molte realtà, nelle molte sfaccettature che una realtà come Afra Gola può offrire. E quindi i luoghi del conflitto che io ho individuato, insomma, nell'esercizio, ripeto, di quello che ho imparato nella mia lunga militanza politica, li ho individuati nei centri commerciali, nei centri scommesse, nella stazione. Non potendo intervenire nel primo e nel terzo, nelle settimane scorse abbiamo prodotto con la terza commissione, che presiedo io, un regolamento per disciplinare l'installazione di VLT e di centri scommesse, sale giochi, che ad Afra Gola sono circa 400, un comune di 70.000 abitanti. Con 1.500 VLT all'incirca una ogni 12 abitanti, ed è questa la possibilità che ci lascia poi la sentenza 220 del 2014 della Corte Costituzionale, in cui si sancisce praticamente che effettivamente è nella potestà dei comuni quella di effettuare una regolamentazione, una limitazione rispetto ai luoghi sensibili del gioco d'azzardo, ed è l'unico spazio che la Corte Costituzionale, purtroppo la Corte Costituzionale, ci ha lasciato per effettuare una manovra di politica economica, cioè di programmazione e di selezione dell'attività produttiva. E dentro questo solco noi abbiamo prodotto questo regolamento. Ora questo regolamento è fermo perché evidentemente ci sono degli interessi che voi immaginerete, perché siete ragazzi, insomma, svegli nonostante l'abbondante pasto, con settori, segmenti della criminalità organizzata che hanno precisamente, più di quanto non abbiano fatto le forze politiche, lottizzato e balcanizzato l'attività politica da fronte. Lo voglio dire con estrema chiarezza, perché io non credo nella soluzione legalitaria o nella soluzione, repressiva del fenomeno della criminalità organizzata. Credo che la criminalità organizzata viva nell'humus della disoccupazione, nell'humus della disuguaglianza, e che l'unico elemento stativo rispetto alla sua proliferazione sia la lotta comune che appunto noi conduciamo per la redistribuzione della ricchezza. Credo, sono fortemente convinto che la criminalità organizzata sia un segmento organico alla classe capitalista transnazionale, che sia inserito in quella filiera, che sia una variante etnica della classe capitalista transnazionale, al pari degli sceicchi arabi, al pari degli oligarchi russi, al pari degli industriali del nord Italia, questo lo diceva anche Gramsci, al pari di tutti gli altri capitalisti, degli speculatori di Wall Street e compagnia bella, compagnia cantante. E quindi che ci sia una filiera organica che li tiene insieme. Cosa fare? Io credo che noi abbiamo un'unica strada. Credo che noi possiamo soltanto programmare un grande piano di investimenti per il Mezzogiorno, un grande piano di investimenti per l'edilizia pubblica, per l'edilizia popolare, per il risanamento dei centri storici, per il rilancio dell'agricoltura, che si intreccia. Perché noi non dobbiamo immaginare risanamento dell'edilizia pubblica attraverso il solito schema per cui andiamo a mettere in piedi un'idea speculativa. Noi
non possiamo, ecco, noi non possiamo cementificare un solo, non possiamo consumare un solo centimetro più di suolo rispetto a quello che in Italia già abbiamo consumato. Serve un'idea ricostitutiva del tessuto sociale, di un'edilizia ricostitutiva del tessuto sociale, per rimuovere gli ostacoli, per rimuovere il ricatto che incombe sulla nostra terra. Perché altrimenti finiamo come stiamo finendo, cioè che una parte della nostra generazione va a fare i militari, i carabinieri, i pompieri, l'altra metà va a spacciare, a contrabbandare, piuttosto che a chiedere il pizzo, piuttosto che entrare nelle file della criminalità organizzata. Mi viene in mente quel film di Monicelli, Guardi il ladro, quando alla fine Totò e Aldo Fabrizi, che si scambiano il ruolo. L'uno diventa la guardia e l'altro diventa il ladro dice alla guardia mi segue in questura. Ecco, è questo il conflitto che si riproduce nella nostra terra. Da un lato le guardie, dall'altro i ladri. E bisogna uscire fuori da questa dialettica. Perché questa è la guerra tra poveri che si riproduce all'interno del nostro territorio. Questa è la faccia, diciamo, pizza e mandolino del gabibellismo. E noi dobbiamo uscire fuori da questa retorica. E questa associazione, questa comunità che stiamo andando a costituire deve dire parole chiare e le deve dire fino in fondo, perché credo che noi abbiamo, come dire, di fronte pochissime alternative, pochissime strade, anzi abbiamo una strada che è stretta e angusta, e credo che rischiamo di finire come la generazione a noi precedente, cioè bruciati. Allora diciamo con chiarezza che questo non deve essere lo strumento per piazzare questo o quel deputato, per piazzare questo o quel consigliere regionale, non deve essere lo strumento per pubblicizzare questo o quell'altro dirigente, ma deve essere uno strumento nelle mani della nostra generazione per riconquistare pezzi di potere, per riconquistare spazi, per riconquistare dignità e solidarietà. Grazie. Sono emozionatissimo, e lo dico subito perché è la prima volta che mi capita di partecipare a un evento simile. Tra l'altro la mia storia personale, diciamo, è un po' particolare perché ho 26 anni e l'interesse per la politica è molto molto recente, e quindi magari questo può essere interpretato come un segnale positivo di ottimismo. E quindi in realtà io mi scuso, però leggerei questo intervento. Volevo porre l'attenzione soprattutto sull'aspetto comunicativo di questo disagio. Ci sono in sostanza due tendenze che si possono individuare in questo modo di raccontare a livello mediatico il disagio giovanile. Da una parte abbiamo la colpevolizzazione di quelle che sono delle vittime, loro malgrado, e poi dall'altra l'esterofilia incondizionata di chi pensa di risolvere un problema interno al paese col fare le valigie. Secondo la prima tendenza, i ragazzi sono talmente schizzinosi, chiusi da rifiutare certi lavori che però solitamente sono mal pagati e non in linea con il loro percorso formativo, ma questi sono dettagli per l'informazione, o sono troppo mammoni, bamboccioni, cioè così vili e vigliacchi da non avere il coraggio di lasciare il tetto familiare.
Poi che si resti coi genitori perché i soldi per vivere da soli non li si ha, non è considerato. E così capita di leggere sul Corriere della Sera del 19 luglio di quest'anno che non si trova più un cameriere o un cuoco italiano, e questa perla, peraltro del tutto falsa, Aldo Cazzullo la regala in risposta ad una lettrice che invitava ad addossare le responsabilità alle famiglie piuttosto che ai governi in merito alla disoccupazione giovanile. Valigia Blu il 27 ottobre poi ha pubblicato un post contro questo che ormai è diventato un topos mediatico, tra gli illustri cultori del quale figura anche Massimo Gramellini, che già dal 2011, l'ultima volta anche lo scorso luglio, insomma, ha trattato questo argomento in questo modo. Poi tra l'altro anche Le Monde Diplomatique del 2015 parlava proprio di questo cliché, e quindi ciò attesta insomma che è diffuso anche all'estero questo modo di raccontare, cioè che il lavoro c'è ma in sostanza i giovani non vogliono lavorare. Poi commentando il recentissimo caso che è diventato virale di una catena di panetterie di Milano, e poi per inciso alla fine l'imprenditore aveva ricevuto 1200 curricula, solo che lui non le aveva letti, Valigia Blu ha individuato tre elementi ricorrenti in questa narrazione: la magnificazione della fatica come valore a parte, cioè come una capacità del tutto svincolata dalla dignità, e quasi sempre sulle condizioni lavorative regna il silenzio, non viene detto nulla. E poi la narrazione parziale, cioè viene accolta soltanto la versione del datore di lavoro, quindi diventa tutto quasi fiabesco, idilliaco, che il datore di lavoro è sfortunato perché trova solo giovani sfaticati praticamente. La trasformazione poi quindi di problemi sociali in problemi individuali che vengono abbelliti con una verniciata di meritocrazia, e qui insomma torna utile quanto detto da Rosa prima. Come ha scritto un bravo blogger, in una civiltà evoluta impoverimento, disoccupazione ed esclusione sociale sono piaghe, segnali di una cattiva politica che chiede rimedi. In meritocrazia, questo uso strumentale della meritocrazia, sono all'inverso giuste conseguenze dello scarso impegno e della scarsa capacità dei singoli, e appunto ciò che si meritano. Padoan, il ministro dell'economia, parlando della legge di bilancio, della nuova legge di bilancio, ha sottolineato che le risorse sono pochissime dati i vincoli, e che l'occupazione giovanile è una delle poche misure che il quadro di finanza pubblica permette di aggredire. Noi ci fidiamo, no, in realtà, ma insomma il fatto è che se le risorse pubbliche sono estremamente limitate, l'esito scontato è quello della guerra tra poveri, del tutti contro tutti. Ora, si dà il caso che i giovani siano concepiti come una categoria da contrapporre agli anziani, e quindi esemplare è un articolo dell'anno scorso del vice direttore del Fatto Quotidiano Stefano Feltri, intitolato "I vecchi stanno vincendo la lotta di classe", cioè i vecchi, non i ricchissimi, i vecchi. Ilvo Diamanti su Repubblica invitava i giovani a lasciare l'Italia e non tornare più, e perché il paese è in maniera irrimediabile in mano agli anziani. E quindi insomma i vecchi sono responsabili di sottrarre loro ricchezza e lavoro. Quindi la scarsità economica e lavorativa, però, sebbene reale, è indotta, il che significa che potrebbe essere assolutamente sormontabile qualora ci fosse la volontà politica di farlo. Questo però il Ilvo Diamanti non lo dice, come non dice chi dovrebbe poi cambiare le cose se i giovani se ne vanno tutti. E i dati riferiti al 2016, secondo il rapporto Italiani nel mondo 2017 della Fondazione Migrantes, parlano chiaro: gli immigrati sono 124.000 e il 39% è età compresa tra 18 e 34 anni.
Poi, come ha scritto Samuele Mazzolini di Senso Comune, non si tratta solo di cervelli, ma anche di cuori in fuga. Quindi bisogna tenere conto anche dell'aspetto affettivo, comunque umanistico. Sì. E quindi poi possiamo anche dire, visto che insomma Gentiloni ha detto che proprio recentissimamente che il precariato senza futuro e senza diritti è una delle offese più terribili alla dignità del lavoro, buono, oggi abbiamo 23 milioni di occupati come nel 2008, però la qualità di questi posti di lavoro è molto diversa, e si tratta in massima parte di lavoro precario. E abbiamo assistito in questi anni all'esplosione della gig economy, dell'economia dei lavoretti, e quindi c'è stata una svalutazione del lavoro che si è accompagnata anche alla svalutazione della formazione. Lo si ricordava anche prima, cioè si è svalutato il titolo di studio, si è svalutato il posto di lavoro, e poi ci sono, diciamo, in un mercato che insomma ha tante mancanze, tanti problemi. Poi l'alternanza scuola-lavoro e tutta una serie di tirocini e stage si prestavano molto facilmente a delle storture. Poi in Italia appunto la disoccupazione giovanile supera il 35%, abbiamo detto dato Istat di settembre. La cosa curiosa è che una percentuale simile l'abbiamo anche come per la popolazione disoccupata complessiva di sottoccupati e scoraggiati. Questo secondo il Financial Times di agosto, dati Eurostat. Poi abbiamo anche visto la situazione per quanto riguarda i NEET, che l'Italia purtroppo detiene il triste primato della percentuale più alta. E però tutto questo, cioè, si tratta di giovani alle prese con un senso di inutilità tremendo, che serpeggia e che talvolta affiora in maniera molto tragica, come nel caso del giovane friulano trentenne che si tolse la vita, che lasciò una lettera d'addio che poi venne pubblicata dal Messaggero Veneto, e che fu un giacuzzi incredibile contro la classe politica, oppure anche nella una lettera pubblicata pochi giorni fa, una lettera indirizzata a Concita De Gregorio dal titolo c'era in sostanza una ragazza di 26 anni che diceva che non farcela più, e quindi c'è anche questo, anche il ragazzo di Momentum ha parlato anche di depressione, quindi c'è un aspetto molto profondo, molto anche psicologico, esistenziale addirittura direi. Quindi la precarietà, la disoccupazione e il disagio crescente hanno strascichi profondi, notevoli, pure a livello demografico, perché poi tutto questo appunto influisce anche sulle nascite, che sono l'anno scorso ci sono state 464.000 e sono il minimo storico per la prima volta. Riassumendo in maniera molto breve, bisogna assolutamente fermare la diaspora di cuori e di cervelli, bisogna trovare un posto di lavoro ma anche un posto nel mondo, un posto nella società all'altezza dei bisogni ma anche dei sogni, e non è retorica questa, e bisogna insomma costruire un'idea di futuro, perché manca proprio questo secondo me, cioè non c'è un'idea di futuro, e questa è un'urgenza che non si può più rimandare. Dobbiamo lavorarci tutti insieme, e grazie. Grazie Vincenzo, rubo 30 secondi perché hai lasciato un punto sospeso insieme a me, insomma, su quella che è la citazione di Padova circa le risorse pubbliche limitate o meno. Io volevo portare un dato, perché visto che oggi il tema degli investimenti ha fatto un po' da tratto comune di vari interventi, negli ultimi 10 anni il bilancio pubblico, che secondo me si dovrebbe anche analizzare nella parte qualitativa, non solo quantitativa, come si fanno le aziende in qualsiasi sistema economico,
è passata da 550 miliardi di euro di spesa corrente a circa 800 miliardi di spesa corrente. Quindi io penso che per quanto riguarda la spesa corrente ci sia una mistificazione quando si parla di risorse limitate. Piuttosto sono stati dimezzati o pressoché dimezzati gli investimenti. Quindi a questo poi abbiamo visto che si è accompagnato fondamentalmente un aumento della pressione fiscale, non sulle imprese, sulle persone, quindi sulle famiglie, sulla capacità quindi di consumare. È evidente che il mix spesa corrente dilatata, nonostante vorrei dire l'ingente risparmio di tassi di interesse di cui abbiamo beneficiato grazie al quantitative easing e interessi relativamente bassi, dilatata la spesa corrente, quindi non è vero che la spesa corrente è limitata, aumenta, diminuiti gli investimenti e aumentata la pressione fiscale, secondo me questo è un mix tale per cui è evidente che poi c'è una crisi sistemica, una crisi congiunturale che poi genera questa mancanza di risorse a cui tutti ti riferivi. Quindi grazie intanto e chiamiamo Tommaso Prollo, un altro Venti Rosso. Se non sbagliate sulla scaletta, se va bene, preferisci intervenire dopo, non è un problema per noi, possiamo chiamare qualche altro. Abbiamo approfittato del fatto che Maurizio Tommazzoni, Marco Mazzi e Luca Simoncini ci hanno dovuto lasciare prima, per cui diciamo che rimane Aiutami Rosa o Tommaso Prollo. Luca Cherici potrebbe raggiungerci. Non c'è. A questo punto Tommaso tu ti devi sacrificare sul banco degli oratori. Se no possiamo dare la parola a un altro ospite straniero. Io do la parola a Rosa che gestisce. Chi è rimasto degli stranieri? Daniel, we are talking English again, and I think that the European issue has been widely recalled in our discussion, so it's time for Leona and Martin from the Defalken to join us and tell us about something about the youth unemployment and the youth situation in Germany. Time we set up the technique, we brought you a little present. So we can kiss some time. No, but we need to be young.
Robin Hood, and I will start to tell you a bit about our organization, Falcon. So, yes, perfect. So, our first anchors were founded in 1904, and since then we are developed a bit, and now we are called the Falcon, and we are in all over Germany an organization. And we have kids between the age of 6 and 27 years. After that, you can still be in our organization, but you get to go back to the background and make like the stuff from in the education centers and support the others. We don't have an adult movement, so we're not part of a party. And the adults volunteer to make the kids work, to make them to have it self-organized and okay, so at the next point Martin will tell you a bit about our use. First of all, we wanted to show you what the unemployment rate in general in Germany and the youth unemployment rate is, and as you can see, the unemployment rate in Germany is like really low in comparison to other countries in Europe. We have an unemployment rate of 5.4%, which on the one hand is because the official statistics are like kind of a whitewash, because for example, people older than 58 are not counted as unemployed, or people who are currently ill are not counted as unemployed because they couldn't work, because they can't work, they're ill. And there are many other reasons why people aren't counted in the statistics. So this statistic on one hand is really whitewashed. On the other hand, what we have, what you mentioned before and other comrades mentioned, is that the working conditions and the kind of jobs people have are worse than it was some years back. So after we had a green, social democratic government, there were in this government, unluckily, big attacks on the workers' rights, big reforms of the welfare state, which were not good for the working people. And so afterwards, we have like a big low-wage sector, which makes the unemployment rate not look big in comparison, but still, there's not, you can't say that it's like, you can't say that it's like perfect in Germany. If you look at the unemployment rate of young people between 15 and 25, it's like almost the same rate as the general unemployment rate, it's 5.3%, but also there it's a little bit whitewashing the statistics. The students are not counted, people who do an internship are not counted, also people who go to school or something like this, who learn a job in a school, not in a dual system in Germany, also not counted as unemployed, even though they don't get paid for it and they don't have any money. Yes. And if you look at the total numbers per region, you might think, oh, what's going on in North Rhine-Westphalia? There's so many unemployed young people there, but it's no wonder because it's like the biggest population in Germany. But if you skip to the next page, you can see the quotes per region, and you can see that in the top 7 worst regions, so the regions with the highest unemployment rate in the EU, the six of the 7 are the new countries in Germany, the new regions, the former Eastern German regions. And so you can see there's a big difference between the former Federal Republic of Germany and the former German Democratic Republic. The situation of the youth in Eastern Germany is much worse than Western Germany. And you also, one thing is like the rise of the right-wing parties is in these regions where there's big youth unemployment and big unemployment in general. Okay. And here you can compare again the quotes of Germany in general. How do you go back? Yes, no problem. Germany in general, the Western Germany is slightly under the general unemployment rate, but Eastern Germany is almost, there are almost double as much people unemployed, or the quote is double as high.
And yeah, the regions doing the best are Bavaria and Baden-Württemberg, which are also the richest regions in Germany. If you look at the labor market for young people, what we are talking now is about apprenticeships, and in Germany we have a dual apprenticeship system, which means that people go to a company and work there and like earn the practical skills for their job, but also go to school. That's the dual system, so 3 days usually they go to a company, 2 days they go to school, and we are talking about the situation at the labor market for young people there. And you can see in Germany that for like 100 interested people, there are 39.8 positions for an apprenticeship, so you can see there are less positions for an apprenticeship than young people interested. And so it comes out that more than 80,000 people, young people, did not find an apprentice position who were interested in one, but on the other hand, more than 40,000 positions are stayed vacant. That's on one hand because they are in regions which are not attractive for like for young people, for example, Mecklenburg-Vorpommern, which is in the northeast, and nobody wants to go there, there's nothing to do there. And also many jobs or many positions stay vacant in jobs with bad working conditions, such as catering trade, such as hotel business, or also hairdressers. So we have... Please go back. And you can also see that the placement rate is 64.7%, which means those people who officially registered as interested in an apprenticeship position, only 64.7% of they actually start an apprenticeship in the dual system, which on the one hand has to do with that some people go to university. Most of the times it's women who tend to go to university, and on the other hand, some of the people who want to do an apprenticeship don't go into the dual system, but go into the scholar system of apprenticeships, which means that's the biggest part of the scholar system is the care sector. So many people who want to go into the care sector, go to school then and don't have a paid apprenticeship. Yeah, so it seems also to be a gender issue. So we have some demands for us, so we want to have a training compensation that is always above 400 euro per month, so they have to not to be stacked up with other jobs, so they have enough money to have a flat and live somewhere not at home. So because there's a minimum wage for everyone, but not at this time for people under 18, so it should be for everyone working and for students too. Then we want the children basic security for people who are not from work, for children from worker families, so they can have access to tutoring, and because they don't have parents that have an academical background. Then we want a permanent employment after finishing your apprenticeship, because not everyone is getting a job after finishing. Then we want a guaranteed apprenticeship for everyone, so as Martin said, there are enough, but not everyone can have one, so because they're in other stages they don't want to. And there are many people who have problems because they have a lower gratitude, and the companies take the ones who have a high school graduate. Yeah, and at the end, we heard the other presentations, people talking about what strategy should we choose as left. And yeah, we thought about it in the brain. As Leona stated in the introduction when she introduced our organizations, we work with children and young people, we work with children's groups and young people, we organize on the local level, and we think that's a strategy for the left to do. So like organize people on the local level, make people experience solidarity, make people experience that an
other word is possible because another word is necessary, and I think that's the, or we think that's the right strategy for us. Thank you very much for the invitation. Thank you so much. Today, in one slide, there was written not party affiliated but not apolitical, which is exactly what Betty Rossi is about. So we feel very close to your philosophy somehow. And now it's Podemos turn, Marco. Can you tell us something about what is happening around you? Well, first of all, thank you very much for the people that organized this event and for inviting me, inviting Podemos. I wrote something in English because I'm not used to talking English, so sorry for this. And the scandal of juice in Italy and I think that about Catalonia issue we can talk faster. Maybe if not we are going to stay here and take a bit time. Okay, lo scandalo de jobbing in Italia and in Europa. My Italian is terrible. The scandal of youth in Italy and Europe, in my case in Spain, okay? For this presentation, I'm going to cheat you a bit. I hope you will understand me because, look, last day I was rereading all the information about youth and crisis in Spain, and I finally arrived to the conclusion that I didn't want to overwhelm you with so much data about this scandal, no? Precariousness, unemployment, immigration, mainly because more or less we have the same scenario in all the big countries, no? In all the, I mean, in the Southern Europe countries, so I'm not going to repeat again all the story. So I thought that in this Betty Rossi context, as a youth, cultural and political initiative searching to mobilize young people, I thought that giving you some notes about the organized and collective responses of young Spanish people to this scandal would be surely more interesting for everybody. So for that I will give you some ideas about two political objects that appear in Spain between 2011 and 2014 and that had youth, young people in their center as important irradiators and articulators of political mobilization. These two objects determine definitely the shifting political scenario of Spain. These objects are the first one, Juventud Sin Futuro Movement, if I translate that in English is Youth Without Future Movement, Movimiento Juventud Sin Futuro, and his role and his link with Indignados Movement, the Occupy Square of Spain. And the second actor is Podemos and his relation with Indignados Movement. It would be also interesting to add a third political object, that is the Catalan Nationalist Movement, that that had also an important role, the social movements, and especially the young social movements. But we can talk about that in another moment because it's not. I'm not going to have time for that. These actors, I mean these two actors, Podemos and the Juventud Sin Futuro movement, doesn't appear from nothing. No, it's some kind of combination between long-term work and organization and spontaneous indignation. It's just a lot of people working and a moment of indignation and spontaneous that combines, no? Talking about Juventud Sin Futuro and Indignados movement, I think that there is always an idealization in the way we see and understand the Occupy Squares movements as a kind of a spontaneous emancipatory explosion of indignation. That's true, but it's not all the truth. In the two Occupy Square movements that I had the opportunity to participate, the Indignados occupation of Plaza del Sol in Madrid in 2011 and the French Nuit Debout occupation of Place de la République 2016, the coordination and organization of
social movements was key, and especially of youth movements. In the French case, we had On Vomier Que Ça, We Are Better Than That. It was a young movement of students and focusing the question of young problems that organized it a lot. And in the case of Spain and with Indignados, it was Juventud Sin Futuro. Both social movements focus on the problems of young generation, both using the streets and above all social media. YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, creating videos, creating bloggers. There was a lot of presence in the internet because right now young people socialize a lot in this kind of spaces. Without work, without retirement, without fear, recovering our future, this is just the beginning. That was the motto, the slogan of Juventud Sin Futuro that started in 2011, a few months before the Indignados Occupy Square movement. In 2011, young people were facing with perplexity and fear to the profound processes of social change that affect almost all aspects of their lives, education, work, relationship with others. Some processes of change that have led, thanks to the development of neoliberal policies, the destruction of the model of integration of the new generations that predominates in welfare capitalism, with the known consequence in the form of uncertainty and vital insecurity. It is precisely here, in the cross of great processes of change and personal experience of young people, where the cultural struggle for the narrative of what had happened in their lives become crucial. Juventud Sin Futuro arrives to dispute the neoliberal individualizing discourse and point out that the problem of truncated dreams and broken expectations was not something that happened to one young person in a thousand, but it was something that we felt a whole generation. They politicized the everyday life to expose the problems and to make the collectiveness, to make them collectiveness. They learned to claim joy and also indignation as a weapon of protest, and they claimed the dignity of life, born to put on the table the fight for a dignified tomorrow, understand that the lack of opportunities was a consequence of the disastrous management that the regime has made of our institutions. Juventud Sin Futuro coordinate with other organizations, none of them political parties, market the discourse and the practices of Indignados movement. Non-partisanship focusing the basic problems of everyday life related with health, work, housing, breaking this classic rhetoric and symbols of the left. Also, it was very important to fight the language. No? Indignados arrived to be clearly, finally, a transversal movement. To give you an idea, during the mobilizations of the Indignados movement, there was like 17 or 18% of the people that sympathized with the mobilized people in the square. That's a lot of people. That doesn't mean that there were 80% of Spaniards who sympathized with the left or with the signifiers of the left. That means that 80% of Spaniards sympathize and they get identified as the people from below against the disarticulation of welfare state, against corruption, incompetence, against the resignation of seeing their future of youth condemned to emigration, precariousness, poverty. But here comes the powerless dimension. After the Indignados movement, the Partido Popular, the right-wing party, won the election with an absolute majority. Here there is some kind of contradiction between what was happening in the street and then the translation in the elections. From 2011 to 2030, the social movements proliferated. There were huge social movements very focused in different problems, health, immigration, schools. Juventud Sin Futuro was very active, and even after they created another movement called Marea Granate, that was a movement only focused in immigration, and they had presence in all the biggest cities of Europe, where you can find young Spanish immigrants.
But this complex scenario poses two fundamental problems. The first one, the strength of the state apparatus ensures that no catastrophic eruption of protest could stop the policies of empire in impoverishment and reverse the process of plundering the country and its inhabitants. Second problem, with the social crisis, with the crisis of legitimacy, the other crucial element of the economic crisis, there was another crisis. The other crucial element of the moment is the expansion of an inorganic discontent, transversal, and not expressed in the codes of traditional political identities. In the middle of a civil society disorganized, and a break of the community ties and decades of declining values of social cooperation since centuries. No? The European elections of 25 May 2014 in Spain, which saw the emergence of Podemos, took place in a context of serious social and democratic crisis. On the one hand, the adjustment policies imposed first by the socialist government and then by the rule of law caused a massive impoverishment and increase in inequalities and dispossession of the social majorities in favor of a greater concentration of income and power in the hands of the oligarchy. At the same time, the capacity of elites to generate consensus is eroded, and what some people call democratic disaffection is in fact a divorce between citizenships and their representatives, the latter being seen as a closed group working for his own interests and not for those of the people. Precisely the